Hello Minjung, I'm Julia. Nice to meet you. Hi Minjung. Hi, I'm Julia. Nice We're to first... meet you. Nice to meet you. Uh, so you, I um, I we are a bit late. We will start at ten, but I think uh, in Italian way ten and a quarter. So you you can remain connected and I will mm -hmm. write you in the chat of the Zoom platform when we are going to start. Mm -hmm. Okay, so I have question about uh, the interpreter. So I don't yes. need to uh, change some setting in the uh, Zoom? In Zoom uh, you don't because uh, the, inter the interpreter is uh, on, on stage. So ah, I see, I see, okay. Yeah. No, no, no. Is a is uh, a woman. She's a woman. Mm -hmm. you know, she's a professional interpreter. Do you prefer she speak more slowly? Do you have a special indication to, mm, yeah. to say to uh, her? We'll see. I don't know how, how much <laughs> okay. <should> you talk. <laughs> so, yeah. And then why I cannot it? see your. I cannot. I can see the just poster now. It's, yes, it's normal, because right? because the camera is still closed. Ah, okay, okay, and I you, see. I think you see um, the the stage, because in the in that chairs in front of you, uh, there mm -hmm. will be a selector committee and the artistic mm -hmm. director. So during the Q and A, you will see. Uh, the artistic director and the commission the the selection committee okay. i see so okay, you do so see me because how many I am, people I, how many people are in the this uh, q a now uh, uh, among, i don't uh, four I think of, around i don't know 40 50 people i see and then how I, about I, the filmmakers I come in front of you so you can see me ah uh, Okay, so how many uh, filmmakers in the uh, Q&A now? Uh, I think today is our, you are in three people, three, four people. Ah, okay. I and see. it depends of the day. I see, I and see. And there is an Italian director that is, is physically here. All ah, right, right. Now you see me? Yes. <laughs> You're wearing a black bag, right? Uh, no, red yeah. now. Yeah. Do you see me? Yes. Okay. Nice to Hi. meet you. Hi. <laughs> nice so to meet you. We have to wait a bit. We have okay. to wait. And so no worries. I'm I'm sorry, but we are no, a bit okay. late. No, it's okay. I don't just wanted to check the my sound and then my you know the, all the system is okay or not. So that's and why no, no, no. I came a little e bit early. Everything okay. Uh, so you okay. are you uh, uh, an Italian director that is physically here, mm -hmm. and other—I do not, I don't remember well. Maybe two other di directors. I see. Uh, with, with you, one is connected after because mm -hmm. uh, he asked to be connected at eleven o'clock Italian time. Ah, uh, I see. Okay. Okay. So see you. Later. I'll be standby. Okay. Yes, I will see write you. in the chat. See you. Okay. See you. Hello. Facciamo con Kim, facciamo, non lei. Allora, se King, dove la Kim, con gioco con la Calve? che tocca sempre a me. <ride> <ride> Vabbè, con la donna iniziamo con lei. Che parla inglese? No, parla spagnolo. No, no non parla inglese, non iniziale. Iniziale. No, parla spagnolo. Vabbè, iniziamo, scusa, iniziamo con Minjun Kim. No, vabbè, allora iniziamo con Buongiorno a tutti, eh, grazie di essere qui a eh, chi è qui in presenza con noi e, e a chi ci segue eh, online. E ricordo sempre anche agli eh, studenti e alla giuria giovani che è qui con noi di, di prepararsi magari qualche domanda. Ieri poi sono stato contento che eh, vi siete un pochino più sciolti dicendo così eh, sicuramente otterrò l'effetto contrario eh, però ecco se avete qualche eh, qualche curiosità eh, sul film di cui andremo adesso a parlare che è The Filter is Withdrawn di Min Jun Kim dalla uh, Corea del Sud e eh, quindi salutiamo Min Jun Kim Hello Kim, thank you for joining ah, Ok Hello Minjun Kim, can you hear us? Hi. Hello. Can you hear me? Yes, can we, hear can. Me? yes we can. Yes, we yeah. can. <laughs> allora, farei la, 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 la prima domanda eh, eh, sul suo film e eh, come ha scelto i testi che accompagnano il film, se eh, ce li aveva già così in testa o ordinati o sono venuti dopo anche le immagini del film. The first question concerning your film is how did you choose the che that go that go with it uh, is uh, are these texts something you had in mind before uh, selecting selezionare the, the, the visuals the images and editing them how did you work around it Uh, yeah, uh, for the text, I was in uh, film school and I studied Hollis Frampton's film, and then I love the uh, not only uh, Hollis Frampton. I love a lot of structured film filmmakers like uh, Morgan Fisher and James Benning, like that. And then when I saw Hollis Frampton's film, and then I, uh, I saw his one of his lecture. Um, Performance and I recorded with uh, Michael Snow. And then uh, it's about the fundamental aspect of filmmaking and film watching together in the darkness. And uh, I thought it's very interesting for me, not just for uh, film talking or film media itself. Also, he talks about re the red filter. And then he didn't mean that a specific meaning for a red filter, but for me it was very interesting because a red color, red, it is a a specific meaning in Korea. I think it's worldwide thing. It's about like um, communism or something like that. So especially in Korea, people think red as a North Korea thing, North Korea issue too. So. That was interesting for me, and then it was in my mind. And then, I visit uh, one of the artist residency in Jeju Island, and then you see the first first cave in the film. And I visit there, and then uh, suddenly in the the cave, I thought of the Police Frampton's lecture, so it starts from there. So yeah. Il testo eh, è un, una selezione che io ho fatto eh, mentre frequentavo la scuola eh, di cinema. Eh, ho conosciuto e ho studiato apprezzandoli profondamente i film di Hollis Frampton e eh, mi piacevano moltissimo come mi piaceva eh, tutto un certo tipo di, eh, di cinema strutturato e sono testi che eh, poi sono stati registrati insieme a, a, a Michael Snow e mi è interessato molto la riflessione che viene fatta sul cinema eh, da parte sua, sull'esperienza proprio della visione cinematografica e della realizzazione del, del film e eh, mi piace la riflessione che fa proprio sul, sul mezzo filmico. Eh, e in particolare ho scelto eh, i frammenti in cui parla di questo, del filtro rosso per il significato eh, che ha eh, il colore rosso, la connotazione che ha eh, in Corea. Eh, il rosso, effettivamente, in tutto il mondo è accostato al comunismo, eh, ma assume eh, una valenza particolare in riferimento proprio alla, alla Corea del, del Nord. È eh, un tema. Eh, molto, molto sentito eh, nel, anche nella Corea del Sud da dove, da dove vengo io e quindi mi sono venuti in mente questi testi quando per la prima volta sono andata a visitare quest'isola quest l'isola Jeju e eh, vedendo queste caverne eh, ho ripensato proprio ai, ai testi di Hollis Frampton Okay, grazie, se ci sono domande sempre alzate, alzate la mano. E, a, a questo proposito eh, le volevo chiedere se ci poteva aggiungere magari eh, una connotazione geografica su dove si trova l'isola rispetto a, 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 alla Corea del Sud e eh, eh, come le è, è venuto in mente di eh, appunto, eh, mettere insieme il... Crateri naturali, no? la natura insieme a, a, ai bunker militari costruiti dagli uomini che in qualche modo eh, si parlano in maniera così eh, antitetica ma molto vicina. Uh, while we wait for questions uh, from the audience if uh, if any we would like to know more about uh, jeju island where is it located uh, with reference to south korea where where is it exactly and how did you work on combining the natural landscape image that uh, you show us in the film with the man-made buildings like the bunkers you know the military mm -hmm. Uh, buildings that you find. How did you select and juxtapose those images that are apparently in in conflict, but at the same time they they combine very well? Oh uh, yeah, Jeju Island is most uh, the, the southern edge of the South Korea, and then so it's very important place for the army uh, for a uh, uh, Japanese army during the colonialism era because it's also at it's toward the us so there are a lot of military bunkers there and then also a lot of natural caves and the people who were killed during the april 3rd incident right before uh, korean war they they were hide they were uh, hide hide inside a natural cave too so they all kind of uh, not only for not only military bunker but also there are a lot of natural bunkers who are, you know for the hiding place or a massacre site during the El third Incident. so they're all mixed in the island and then but the, the Jeju Island is the one of the, the uh, most famous place for a vacation because of its beautiful and then, so people visit there for the vacation during the summer or something like that. And then, so it was very interesting for me to think of the old mixture of the, you know, the vacation spot and has a lot of uh, tragic historic memories in, inside uh, the landscape. So I, and then also, the you can see a lot of image, uh, the scare image of the cave, the entrance. Look like a screen. So, but from the outside of the cave, you it looked like a kind of camera lens. So when I was outside, it looked like a camera lens. But when I go inside a cave, uh, inside the cave, it turned into the screen. So, I thought that I can, you know, show my um, thinking of about the filmmaking or film showing through the screen, and then also um. I thought that I, I have a, I show my question by myself whether I can I can show the image or, of the historic era or you know historic um, tragedy uh, through the film media not without any elimination or distortion so yeah that's what that, that's what happened. L'isola Jeju si trova nel punto meridionale più estremo della Corea del Sud. Ed è un'isola eh, molto importante eh, sia eh, oggi eh, sia nella, per la storia eh, che, ehm, a cui ha assistito. È stata sempre un'isola di imposizione strategica per l'esercito giapponese nel eh, periodo coloniale ed è un'isola che effettivamente ospita tantissimi bunker eh, militari e eh, anche delle specie di bunker naturali eh, nella forma di caverne naturali eh, sotterranee che eh, purtroppo sono state eh, teatro di eh, repressioni violente eh, prima, poco prima del, dello scoppio della guerra eh, di Corea e eh, hanno veramente visto massacri di popolazione dove gli individui venivano fatti prigionieri e nascosti in, in, questi, in questi bunker. Eh, quindi eh, questo è il, il passato tragico eh, che connota l'isola Jeju, che però oggi è una meta turistica estremamente ambita perché è un'isola molto bella sul, sul piano naturale. Quindi a me ha interessato proprio contrapporre eh, questa eh, molteplice identità che caratterizza questo, questo luogo geografico, quindi da un lato il suo passato eh, storico così eh, tragico e dall'altro, e quindi il ricordo, la memoria di tutto un, un paese e dall'altro le immagini di questa bellezza eh, naturale che peraltro richiamano eh, in qualche modo il, il cinema, il fare cinema e il, e il film, perché eh, dal, le riprese dall'interno offrono uno, uno spaccato sull'esterno in una forma proprio di quadro, di inquadratura, mentre dall'esterno eh, l'impressione che si ha è quella di vedere un obiettivo di una macchina da presa. Quindi mi interessava proprio accostare questi molteplici livelli che eh, consente questo, questo paesaggio, il ricordo, eh, l'attualità e il parallelo con eh, la possibilità appunto di, eh, di fare dei, dei film, con possib le possibilità che offre il cinema. Sì, le volevo anche chiedere se mh, ci racconta qualcosa di più della sua formazione anche accademica. Eh, perché qui ci sono anche molti studenti di cinema, lei ha, ha, avuto, ha studiato in, eh, a Seoul, ma ha avuto la fortuna anche di eh, fare un master in eh, California, Qu questa quest esperienza eh, l'ha aiutata, l'ha portata a cambiare anche magari la sua idea di cinema di, o su che cosa stava lavorando. Ecco. Since we, are, we have here many uh, film students, we'd like to know a bit more about your film background and uh, your film education, so to speak. We know you started film in Seoul, in Korea, but then you had the chance of uh, attending a master in California. Has that changed your approach to filmmaking or your idea of, uh, of, of film in general? Uh, yes, I study uh, film in Seoul and uh, California both, and then especially in California, I start the film. Uh, my my mentor is uh, James Penning. so he he's um, he sh he make a lot of uh, landscape films, and then he had a class of uh, seeing and listening landscape. So it's the class is for uh, eight hours. Noise it's a 12 hours because it's from 8 a.m. to 8 p.m. on Friday. So we visit a lot of uh, places where he shot through his life, you know. And then uh, he always said that uh, don't judge something before you see or before you listen, just observe itself, you know. So it, it was very um, fresh, you know, Thing for me because I thought a question by myself a lot because uh, how can we see something without any expectation or any thinking for that places So uh, I guess, uh, it was very huge it was very big question through the whole classes but then that thinking of the observing landscape, without any you know expectation or distorted uh, biased biased thinking was very good training for me also also very uh, good chance to think of this uh, theme of the film so that I think it did affect a lot for my uh, films and the, also the scenery of the California was very different with Korea so it's very wide and you know, there are a lot of barren area especially in the southern part of uh, california so I think that also uh, it also affects my um, aesthetic for film I think yeah. è vero che io ho studiato cinema Seul e poi in in California and mio mentor è stato James Panin che ha sempre realizzato film sul paesaggio e devo dire che in, il suo corso in particolare per me è stato estremamente importante e formativo. Era una lezione che durava 12 ore il venerdì dalle 8 del mattino alle 8 di sera e eh, l'insegnamento maggiore che eh, ci ha dato è stato quello di non giudicare un, un luogo ma di porsi in una posizione di ascolto e di osservazione. Ed è difficilissimo eh, guardare un, un luogo senza aspettative o senza idee preconcette e eh, cercare di ricavare semplicemente delle emozioni, delle sensazioni da un'osservazione un il più possibile eh, oggettiva. E devo dire che questo è stato per me appunto l'insegnamento. Importante e che ho cercato di mettere in pratica anche realizzando questo, questo film. E poi l'esperienza in California mi ha aiutato proprio per conoscere un paesaggio molto diverso da quello del, del mio paese, perché la California, comunque, in particolare la California del Sud tutta una serie di eh, zone eh, desertiche, abbandonate, quindi con un, veramente con eh, un'estetica un molto diversa rispetto a quella a cui io sono abituato e che mi ha senz'altro influenzato sul piano filmico. Sì, eh, poi volevo farle una domanda che esula un po' da, mh, da un dal film, nel senso che in Italia non solo eh, c'è un dibattito attuale eh, sull'accesso eh, sulle politiche di accesso eh, al cinema eh, per eh, le registe donne è un tema che noi affrontiamo qui al Festival anche dal lato produttivo con degli incontri con otto produttrici europee e eh, le volevo chiedere se ehm, le politiche eh, comunque verso il cinema che nella Corea del Sud sono, eh, sono abbastanza importanti eh, tengono conto di questo aspetto e se fomentano il um, la possibilità per le registe donne di fare film. Una question that uh, is a bit distant from your film that concerns filmmaking in general and the possibility for filmmaker both men and women donne, to, to make film. In Italy and in Europe in general, there's a debate about uh, gender equality in, uh, in directing films. And I don't know if this is an issue that is debated in South Korea as well. Tomorrow and the day after tomorrow, the festival will host a roundtable uh, with eight women produ European women producers on, on the subject and the possibility of making film by women directors what kind of support uh, does the state offer to filmmaking in south korea and is there any possibility for for women to work as much as men uh, i think it's a universal issue not just for uh, italia not just for uh, korea i think um, it was very hard to find a uh, uh, woman filmmaker in korea uh, uh, until 10 years ago but but recently uh, people uh, uh, women korean filmmaker are uh, making films a lot and then they show their films together and then they make a union and then they help each other and they support each other so i think i think that within just a few years it just the mood it was quickly changed so it was very uh, supportive feeling as a uh, 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 as a woman, a female filmmaker. Uh, I think um, I don't know. I think I think uh, keep making film and help each other is very important for us. So uh, I don't know. It it has a good good answer for the question, but. Sicuramente questo è un tema universale che non riguarda soltanto l'Italia o l'Europa, appunto la parità di genere, l'opportunità uh, di uh, riuscire a fare film uh, per le registe, tanto quanto per i registi. Ed è vero che in Corea fino a una decina di anni fa era estremamente difficile per le donne diventare registe, ora hanno molte più opportunità e soprattutto si è creata una rete di solidarietà e di aiuto reciproco tra le varie autrici e gli autori in generale, una sorta di associazione quasi sindacale che ha portato un cambiamento e appunto l'opportunità di, di fare film eh, in un, nella direzione di una maggiore eh, eguaglianza di, di genere e eh, pari opportunità. Sì, c'è una domanda in sala, ecco. Buongiorno, um, innanzitutto complimenti per eh, il suo film. La mia domanda voleva un attimo eh, ritornare sulla com componente metacinematografica che è stata brevemente trattata prima. Eh, mi chiedevo se appunto la riflessione metacinematografica fosse nata durante la produzione nel senso ehm, che appunto nel contatto con questi, eh, questi luoghi eh, sia poi scaturita questa riflessione cinematografica oppure se fosse diciamo una ricerca che già era in partenza e che poi è stata ritrovata durante le, le ri serie di ripresa First of all congratulations for your film that I really liked a lot and the question concerns the uh, metacinematic meditation that uh, seems to be at the core of your film. Is that uh, a thought that you had during production, that the parallel with, uh, with film and filmmaking? Uh, or is it something that you thought of uh, uh, whilst you were researching to make the film, the meditation on, on cinema, on metacinema? Meditation? Uh, I I think I couldn't get it a little bit. Uh, I lost it a bit. The fact that cinematic, the yeah, the the film has seems to have a level uh, that concerns also a reflection on on cinema, on filmmaking, a sort mm -hmm. of meta cinematic. Mm -hmm. uh, level uh, is that something you thought of since the very beginning uh, of your project when you started conceiving it or is it something that came afterwards after you had shot your uh, I see so you mean the the film, uh, film meditation med the thinking about the film media itself you mean Cosa intendi per metaci riflessione metacinematografica, la riflessione sul cinema che viene fatta all'interno del no, film? No, eh, è che prima parlava del fatto che, per esempio, eh, le fessure che aveva trovato le ricordavano eh, lo schermo, l'obiettivo le del, della, eh, della cinepresa e mi chiedevo se queste... Fossero appunto uh, delle riflessioni che sono scaturite con il contatto con queste fessure, con queste diciamo con il luogo in sé, oppure se già pensava prima di, di ricercare questo questa componente di ritorno al processo cinematografico? The, the parallel, the meditation that you make on, on films, uh, for instance, in the cave, when you see it from the outside and from the inside, the different perspective, the screen versus the lens of, of the camera. Is that something that? You thought beforehand, and then you looked for places that mm. allowed you to, to show this. Or is is that a meditation, a thought that you had afterwards once you find I a place? Ah, uh, okay. I see. So uh, through the whole my work in the past, I thought I I like to think about the film media or projection mechanism or optic mechanism or. Um, standard measurement for filmmaking like feet, you know, and a back the 100 feet or footage, the meaning of footage or something like that. So I like to think of the older the meta meaning of the uh, vocabulary for a filmmaking or projection or screening or something like that. So uh, I think it's always always some somewhere in my mind, and then I was always try to question by myself: why should I watching something in the darkness, or why people gather together in the darkness and observe some image together, and then even though it's, it's hard to move or it's hard to see something else, you now what is the meaning of it? you know, for audience or why what is the meaning of the audience in the darkness. Uh, that one is always in my mind. And then uh filter, you know, filter is also part of the filmmaking or screening or projection especially. So that kind of things are always uh, my, my interest. So um so that well that was very natural thing when I visit Cave and then it looked like a very looked like a perfect scare and it looked like a screen and then also you know uh, people cannot see just uh, people can just see that just that part and people cannot see that the other part and it looked like a perfect uh, theater thing I think that's why yeah Devo dire che per me la riflessione sul, sul cinema, sul meccanismo eh, cinematografico sia di realizzazione di un film rispetto alle ottiche, al, al metraggio, eh, al concetto stesso di, di footage, di, di, di metri. Di girato, eh, sia in termini di proiezione poi di un film realizzato, è sempre stato un tema che mi ha molto affascinato, proprio una riflessione su tutto quello che è il vocabolario eh, cinematografico e eh, sul eh, significato, sul senso che ha un, eh, lo, lo spettacolo della proiezione eh, del cinematografo, cioè perché eh, l'oscurità, perché il bisogno della sala che senso ha per delle persone ritrovarsi in una condizione di buio e di mobilità eh, per eh, riuscire a vedere un, uno spettacolo, qual è il significato che sta alla base di questa, eh, di questa esperienza, come pure appunto lo dicevo prima il, il filtro, il concetto di filtro che si ricollega comunque allo schermo e alla, eh, alla proiezione e ho sempre trovato che eh, queste riflessioni fossero estremamente interessanti, mi hanno sempre accompagnato in tutto quello che ho fatto e quando sono andata in quei luoghi è stato immediato per me eh, riflettere appunto sul fatto che dall'esterno sembrasse un obiettivo e invece dall'interno l'inquadratura fosse effettivamente un'inquadratura e un, un formato, quadrato di uno schermo con una visione Assolutamente impedita ai lati, ma concentrata sulla forma quadrata, rettangolare eh, di, quella, di quella caverna. Ecco, prima di, di salutarci, le volevo chiedere se stava lavorando a qualche altro progetto, e se sì, se ce lo vuole raccontare magari brevemente. Before saying goodbye, are you working to a new project, and if so, can you share it with us? Uh, so my current work I, my current uh, interest is about the uh, moving image in the uh, gallery space not not for a theater because I thought that the timeline is totally changing by the audience uh, when they are moving so I, I'm more working for a gallery work for this year so uh, I wish I could show I, I wish I could have some time for a to show in Italy, yeah. Thank you for watching my film, and thank you for uh, give some questions. Il mio attuale interesse è per l'immagine eh, in movimento ma in uno spazio espositivo, in una spa uno spazio come una galleria d'arte, quindi non in una condizione di eh, staticità eh, del, di chi vede, eh, de degli spettatori, eh, perché la linea temporale naturalmente cambia nel momento in cui una persona è in movimento rispetto a quando... È eh, seduta e, e ferma e quindi spero di avere la possibilità di portare questo mio nuovo lavoro in uno spazio espositivo in Italia. Vi ringrazio molto per aver visto il mio film e per le domande che mi avete rivolto. Benissimo, grazie a Mingjun Kim. Thank, Thank you, you very much for being with us. Grazie anche ad Anna Ribotta, che eh, come sempre. Ehm, come si dice no sembra che dici le cose meglio di come le dicono <ride> in maniera con una proprietà di linguaggio maggiore no adesso facciamo un cambio ehm, che passiamo allo, a, allo spagnolo e c'è con noi laura mezzolani e, e quindi ci colleghiamo eh, con un'altra regista eh, che Luisa González, pero un bananero no es casualidad. No, no, prego, prego. Hola. Eh, hola. hola. Hola, Luisa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿Cómo estás? <laughs> bien, bien. ¿Dónde te encuentras? Estoy en San Sebastián ahora, todavía. Sí, sí. Ah, ok. Ehm, allora, eh, grazie anche prima per aver fatto le domande, siete sempre i, i benvenuti, eh, però con Luisa volevo iniziare, eh, visto che il suo è un film molto particolare, diciamo lo, lo sono un po' tutti, però ecco, eh, è, è proprio un film curioso per cui la prima curiosità è come è nata questa, questa ricerca su... su un objeto, su, su una planta, que poi fa. da leitmotiv per todo el filme. Hola, Luisa. La primera pregunta nace porque pues, pues, encuentro tu película muy curiosa. Y quisiera preguntarte cómo nació la investigación sobre esta planta, sobre este bananero, que al fin y al cabo es el protagonista de tu película. Claro, sí. Bueno, eh, estuve acá en San Sebastián en una maestría de creación audiovisual y una de nuestras asignaturas es eh, sobre el jardín. Tenemos que hacer un, un acercamiento, un cuestionamiento eh, de, de qué es un jardín. Y en ese momento, cuando yo recién llegué acá, estaba viviendo en un hostel. Entonces había varias, varias diferentes personas que entraban y salían. Y conocí una chica, Yashi, que está en la primera parte de la película. Y me contó que ella cuidaba de, de bananeros en Taiwán. Viajó ahí por seis meses y le encantó la experiencia. Y me había contado algo muy particular: que es que cuando plantas el bananero, se, se regenera solo. Y eso me pareció muy interesante. Y también tenía que ver con otra investigación que estaba haciendo. Sì, allora eh, questa ricerca è nata eh, dal fatto che quando sono arrivata a San Sebastian eh, appunto eh, mi trovavo in un ostello e in quel momento stavo seguendo un corso, un corso che mh, diciamo basato sul, sulla creazione eh, dei giardini, e appunto in questa materia ci chiedevano che cosa fosse un giardino. E durante questa mia permanenza, questo mio soggiorno in questo ostello, eh, ho fatto alcuni incontri di diverse, con diverse persone che arrivavano, se ne andavano. Una di queste era proprio Shashi, di cui parlo nella prima parte diciamo, del film. E questa ragazza eh, lavorava a Taiwan, ha lavorato a, a Taiwan per sei mesi e mi racconta la sua esperienza eh, relativa alla eh, piantagione di, di questi alberi di banane e la cosa più particolare del suo racconto che mi è rimasta impressa è appunto il fatto che queste piante possono rigenerarsi sole. E, in attesa di qualche domanda eh, volevo chiederle che, che tecniche di ripresa ha utilizzato, che formati e perché se ce le racconta ha scelto quei, quei formati. La siguiente pregunta está relacionada con tus técnicas de, de rodaje. Eh, ¿Cuáles formados eh, utilizaste? Sí, entonces principalmente filmé con una Volex, que es una cámara de 16 milímetros y con fílmico. Eh, filmé con fílmico blanco y negro y también reversible, entonces hay color también. Eh, también se puede ver en unos momentos... Eh, en esa parte que hay como unos flashes eh, cuando estoy hablando en el teléfono, y eso en, re, en realidad son fotos de mi celular que manipulé en, en Photoshop, y um, al final se ven um, mucho el, los colores amarillos y verdes que. Io avevo pintato su una cola trasparente di pellicola con, con pittura come paravidrio. È così come lo hice. Per quanto riguarda le tecniche filmiche, oh, mi sono concentrata su un formato da 16 mm Wolex, anche sul formato in bianco e nero, il filmico, e ho aggiunto anche dei colori con irreversibile. Eh, ci sono anche alcuni flash nel film, soprattutto quelli relativi al, al telefono, che mh, diciamo sono piu, piuttosto delle foto che io ho un po' eh, ritoccato con Photoshop. E infine nella parte finale vediamo anche tanti mh, di colori eh, rappresentati giallo e verde. Eh, che io appunto ho pitturato attraverso una, mh, diciamo una vernice per, per il vetro. Allora, continuo, <ride> continuo con le domande. E... Diciamo, è un film eh, sicuramente molto personale, e quindi lo sguardo del regista e l'idea che c'è dietro, si la, la, la presenza del regista è molto, è molto forte. Ma lei sceglie di non apparire mai an anche tramite le domande, no? eh, si, si sentono le risposte, ma non le domande. Quindi, come mh, ha scelto, secondo me, in maniera diciamo, giusta questo esserci in maniera forte per tutto il film che è un film breve ma eh, assolutamente così straordinario perché eh, nasce da un'idea quasi così eh, mo molto, molto, molto basica ingenua però questo non glielo dire e, <ride> e ecco questa è la domanda poi pues su pellicola è molto personale Se nota mucho tu presencia, la, es una presencia muy fuerte. Pero ¿por qué elegiste no aparecer nunca en la película? Es decir, podemos oír tu respuesta, pero por ejemplo, o no tus preguntas. Sí, 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 es una, es una buena pregunta. Sentí como que quizás iba a hacer un, un poco mucho de la, de la voz. Quería dejar un poco de, de misterio, que estás un poco. no sabes qué va a pasar, ni sabes cuál es. A donde, para, para crear un poco de, de tensión. Me interesaba eso, eh, pero sí, también en una manera práctica me ayudó a, a encontrar un ritmo y, y, y poder cortar más de la, de la conversación telefónica. Y también la manera en que lo grabé, yo lo pude grabar en dos canales. Así que en realidad tenía un canal solo de mi voz y un canal solo del celular, así que eso también ayudó en una manera de, de pensar cómo trabajar con con eso, esas grabaciones. Sí, eh, digamos que el uso prevalente de la mi voz eh, es debido al hecho que quería dejar un alone de misterio. Eh, non sapere che cosa succederà e quindi un po' di suspense, e eh, questi tagli, diciamo, nelle domande, delle domande mi hanno aiutato a trovare questo tipo di ritmo. E eh, lo sviluppo del film ehm, è stato stimolato anche dai due canali che ho utilizzato, ovvero la voce e quella del cellulare. Ecco, come prima ho chiesto all'altra collega della, della Corea del Sud, anche Luisa è. Eh, una regista che ha studiato e si muove in vari punti del, 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 del mondo ecco come è, com è stata la sua, la sua formazione eh, accademica e eh, se questo movimento no, di, di vari posti eh, è, è sicuramente un qualcosa che aiuta ad aprirsi al, al mondo e poi in particolare come è stato questo corso che lei ha Eh, anunciado prima en eh, eh, la escuela de Elías Queregeta. Pues eh, tú eh, estudiaste, estudias en muchas partes del mundo. Quisiera preguntarte cómo esto influye en tu, pues en tu formación académica, si ha sido una, un motivo, una razón de apertura y eh, también quisiera preguntarte acerca del, del curso de que hablaste antes sobre el jardín. Eh, eh, no de, de, ah. eh, no ok sí, sí. Eh, bueno yo digamos que no sé ya cuando tenía eh, 13 años sabía que quería estudiar cine pero también estaba muy envolvida con las artes y entonces yo estaba buscando un, un programa que um, era dentro un programa de cine que era dentro de una escuela de arte porque yo quería tener esa formación más amplia y más plástica, ¿no? Entonces, siento que allá donde estudié mi undergraduate, en cuatro años de estudios en, en Pratt Institute, una escuela de arte, siento que, que me ayudó mucho a explorar todas, todas estas técnicas y para... Jugar, jugar con los medios, poder explorar varias, varias eh, otras cosas, pinturas, sonido, eh, escribir. Eso siento que, que me ayuda mucho a, a jugar con, con formas y maneras de acercarme al cine. Y un profesor de Pratt eh, me recomendó a aplicar a esta escuela acá. Eh, él también es profesor acá en esta escuela y la verdad que el programa estuvo bastante interesante en el sentido de que también es, es una escuela abierta, es una escuela sobre procesos y, y estuvo bueno eh, porque también eh, venían venían diferentes profesores de diferentes partes del mundo que tienen muy distintas eh, ideas sobre el cine y, y tambien tienen una idea del de, de processo creativo che mi gustò molto. Sì, sí, allora diciamo che sin da quando avevo 13 anni per me sempre è sempre stato chiaro che volevo studiare cinema, ma allo stesso tempo volevo diciamo ampliare anche la mia formazione sull'arte e sulle arti e quindi ho voluto scegliere un programma di cinema all'interno di una scuola d'arte per avere appunto una formazione più ampia e ho frequentato l'istituto Pratt per quattro anni e eh, in, in questa occasione ho potuto esplorare eh, diverse modalità per poter giocare con diversi processi creativi eh, dalla pittura al suono e, e quindi questo ha, eh, mi ha permesso eh, di ampliare la mia formazione. Questo istituto mi è stato suggerito da un professore, appunto, che mi disse di venire a studiare qua e In questa scuola ho trovato appunto una formazione aperta, e grazie anche alle diverse, eh, ai diversi professori che insegnavano eh, in questo istituto e avevano, eh, i quali avevano diverse idee sul cinema e sul mondo. Ecco, un eh, ah, c'è una domanda. Perfetto, grazie. E Volevo chiedere, i vari stili utilizzati, eh, l'idea di utilizzare appunto queste varie differenze, è venuta durante la ricerca o è una cosa invece precedente e lei ha pensato sin da subito appunto, di fare il film in questo modo? Mi pregunta eh, está relacionada con los estilos utilizados, las técnicas. Es decir, eh, ¿el desarrollo de la película eh, lo, um, se llevó a cabo eh, de mientras, mientras la, estaba, la, la estabas realizando o ya lo tenías claro desde el principio? Sí, es que um, mis ideas iban cambiando mucho eh, cuando pensé en cómo retratar o hacer una película sobre un jardín porque es algo tan general, yo sentía ya en ese momento que quería probar varias técnicas, entonces eh, como yo, yo me organizaba en el sentido de que tenía una primera idea, que era entrevistar a, a Yashi, entonces ahí en ese momento agarraba un rollo, elegía blanco y negro uno de los elementos que quería hacer y después eh, salía a grabar eso. Después cuando me surgía otra idea, ah bueno, yo también quiero dibujar este árbol y ponerlo en la ventana y después filmarlo afuera. Quizás me sirve color, entonces después otro día agarró el color y tal, y no sé si se explica tanto, ya sabía que quería tener muchas técnicas, pero un poco vino al mismo tiempo que surgía una idea concreta para, para qué filmar. Sì, diciamo che eh, inizialmente eh, avevo mh, tante idee e ciò, quello che ho pensato è ehm, che volevo iniziare con l'intervista a Shashi, perché appunto il tema del, del film era il giardino. E iniziai con lei, e appunto l'idea era quella di utilizzare la tecnica del bianco e nero. Eh, ma poi ho, ho avuto un'altra idea che riguardava il colore, quindi ho pensato di disegnare un albero, un albero di, di fronte alla finestra. E, diciamo per, per riassumere, sapevo che volevo utilizzare tante tecniche, ma queste varie tecniche le ho sperimentate e stava facendo. Ecco, no, la, la, la mia domanda di prima era che lei ha. Ehm... Questo film nasce dal, da, da un corso, da quello che ho capito io, nella eh, scuola di Elias Querejeta, che è appunto uno dei più grandi produttori spagnoli, basco di origine, ma eh, appunto produttore eh, storico di, di Carlos Saura. Se, eh, se ci racconta un pochino di più su questa, su questa scuola? Eh, la, mi pregunta está relacionada con el, el curso que, que elegiste, pues en la, en la escuela de Elias jerejeta Vasco, que también de Carlos Saura, y quería preguntarte un poco uh, cómo fue estudiar en esta escuela. Sí, eh, para mí fue, fue muy lindo ir y conocer un, un otro sistema de, de aprendizaje, porque yo había estudiado en los Estados Unidos antes en Prata, donde yo nombré y también no como conocerme con, con una una diversa eh, estudiantes no también que vienen de diferentes partes del mundo lo, lo, lo lindo de la escuela es que es bastante joven eh, yo soy de la tercera camada eh, solo el tercer año y entonces estaba creciendo cada vez cambian lo que lo que ofrecen pero lo que me gustó era que era muy abierta venían varios profesores como Jessica Salarrinda Matías Piñero y Laura Huertas, y también me pude involucrar en un proyecto de investigación que me hizo acercarme al lugar. Eso también siempre fue como algo que estaba buscando, era como que me puedo eh, aprender de la cultura de acá, sacar cosas de acá y entender a dónde estoy. Y siento que la, la, dentro de la escuela pude hacer eso también. Sì, credo che questo percorso di formazione sia stato molto bello eh, perché in, questo, in questa occasione ho potuto conoscere un altro tipo di sistema. Prima infatti studiavo negli Stati Uniti per cui ho potuto conoscere diversi studenti, i loro punti di vista eh, e poi si tratta di un istituto... Molto nuovo perché io faccio parte del terzo anno eh, che l'ho iniziato a frequentare. E, e diciamo che la, diciamo la, la bellezza di, di questa esperienza è dovuta anche all'apertura mentale eh, in, trovata nei diversi professori, tra i quali, per esempio, cito Mattia Spignero, Laura Huertas, e che mi hanno permesso di mh, iniziare un progetto di ricerca che mi ha permesso di avvicinarmi anche a casa e quindi di capire chi sono, da dove vengo. Ecco, eh, a proposito di questo, prima di, di salutarci, era una curiosità rispetto al suo nome e cognome. Eh, Luisa è, è argentina, però eh, ha un cognome eh, che sembra portoghese, ecco, era una curiosità giusto così eh, per conoscerla meglio. Poi, pues ora tengo una, una curiosità personale riguardo al tuo nome e tuo apellido, perché Luisa pare un nome argentino, ma il tuo appellido come portoghese. Sí, sí, eh, entonces yo nací en Argentina, en Buenos Aires, eh, pero mis padres son brasileños. Toda mi familia vive en Brasil, en São Paulo. Entonces, en realidad, mi nombre es extremadamente brasileño. Luisa María González. Eh, sí, eso. Sí, eh, diciamo que yo soy nata en Buenos Aires, en Argentina, pero mis padres son brasileños de São Paulo, por lo el mi nombre en realidad es completamente brasileño. Ok, vale. Muchas gracias Luisa. Grazie. <laughs> Hasta pronto. Muchas Adiós. gracias. Hasta pronto. <laughs> ok, adesso a <aquí> chi tocca? <laughs> C'è Marco Donaggio? Ok, quindi ringrazio Laura uh, Mezzolani. E vabbè, ci rivedremo. C'è un altro? Non lo so, adesso ho un attimo di... <ride> sì, sì. Ah, Eric Croce, sì, sì, certo. No, a proposito appunto di brasiliani che parlano anche spagnolo. Sì. Ricordo non a voi che siete qui, ma... Ehm, a chi ci segue in maniera online, che alcuni film eh, del, del, del concorso sono disponibili anche gratuitamente su MyMovies e eh, con, con la coincidenza è che quelli di cui stiamo parlando sono tutti presenti su MyMovies Gianmarco Donaggio, eccoci. Manifestarsi. Ti sei manifestato? Questa è una battuta di, di così bassa Lega, però. Eh. Buongiorno, se sì, sì, siamo distanti puoi farlo, con noi c'è Antonio Torre, è uno dei membri del comitato di selezione con Paola Cassano e Cecilia Ermini e Raffaele Meale e, e quindi inizia lui a, a farti qualche domanda. Eh, prima di, eh, di cominciare a parlare del tuo del lavoro presentato, manifestarsi, eh, visto che il tuo approdo alla figura di autore è abbastanza recente, mi piacerebbe avere un po' qualche informazione sulla tua formazione. Ok, allora um, ho cominciato nel cinema più o meno dieci anni fa a lavorare, a un'età molto giovane, e diciamo che la fortuna che ho avuto in questo percorso è stato cominciare dal fare cinema, quindi ho cominciato nel reparto di fotografia. È stato molto divertente all'inizio perché eh, c'è stata questo. in quel momento sono entrato sul sito dei direttori della fotografia italiani, e l'associazione, e mi ricordo che praticamente vidi ogni film di tutta la lista e chiamai ognuno di quei numeri finché Paolo Carnera mi richiamò e lo andai a conoscere a Firenze e poi mi portò sul set con lui. Dopodiché da lì ho cominciato a lavorare, no? ho fatto tutta una, una gavetta tecnica principalmente. In contemporaneo ho sempre portato avanti il mio percorso artistico, sempre la mia ricerca, specialmente quella in, um, nella filosofia dell'immagine, in visual culture, dove mi sto ancora specializzando adesso. Quindi ho portato insomma, avanti questi due percorsi paralleli che poi adesso si stanno appunto, manifestando <ride> nel, nel mio cinema. Ah, okay. ehm, e niente, questo brevemente... Ok, allora, Manifestarsi è un, è un film, come tu stesso hai definito, esperienziale, no? un film che definirei anche sensoriale. E per quanto possa inquadrarsi in una forma di cinema astratto, eh, in realtà ha una, ha una base scientifica, no? è uno sguardo eh, molto ravvicinato, microscopico, di qualcosa che è dichiarato in manifesti pubblicitari, appunto, nella, per le strade di Milano. Eh, e quindi ha una, una doppia valenza. Può essere un'esplorazione ehm, certo non, ehm, no, non molto identificabile, se non hai delle nozioni di base, quindi che va a soddisfare una curiosità scientifica. Mi viene in mente una, una sorta di viaggio allucinante all'interno, anziché essere all'interno del corpo umano, all'interno eh, di, di un manifesto. Eh, mi chiedo come. Che tipo di approccio tu hai dato a questa, questa ricerca? Era una curiosità di carattere scientifico o cercavi delle sensazioni attraverso un, un guardo così minuzioso prima di andare poi nello specifico del lavoro okay. tecnico così come è stato svolto? Allora la risposta onesta è che non lo so, cioè c'è una consapevolezza del non sapere cosa stessi cercando e questa è la cosa più importante secondo me per me di questo lavoro, ovvero che ho trovato uno sguardo sono tornato forse a quel cinema primitivo, quasi dei Lumière, quell'osservazione, no? quel, quel reale che sta di fronte a noi, togliendo un po' tutte queste strutture che ci sono nel cinema, il concetto che c'è molto nell'arte o la sceneggiatura che c'è molto appunto nel cinema di finzione, andando a togliere il cinema come pennello, come, come, no, come penna. E proprio premiando la forza della macchina da presa, senza però imporre una mia narrazione. Non stavo cercando niente, ecco, la ricerca non era una ricerca di qualcosa, una ricerca personale, una voglia di perdersi dentro queste immagini, dentro questo mondo, poi ritrovarsi, poi perdersi ancora come mi sono perso ieri, perché è stata un'altra esperienza, quella della proiezione di ieri. E quindi no, in questo caso è un processo, ecco, un processo di fare cinema per poi arrivare alle conclusioni, magari anche teoriche, perché poi questo lavoro è riuscito a fare una cosa importantissima, insegnarmi tantissimo sul cinema. Ovvero, o anche per dire, per, anche in filosofia, sono arrivato a capire che magari è un approccio nuovo materialista, perché la materia può portare alla cultura, alla natura che ti porta alla cultura, ma io non lo sapevo mentre facevo il lavoro. Quindi la ricerca era completamente C'è una consapevolezza, di una ricerca di un punto di vista. Eh. C'era la consapevolezza okay. di sapere e di non sapere, no? okay. e questa consapevolezza si vede nella visione. La consapevolezza qui era trovare una visione, quindi trovare me stesso, e questo l'ho fatto costruendo l'ottica. E in quella consapevolezza ovviamente c'è la scelta del soggetto, perché non è che sono andato, mi sono perso, no, completamente nella forma del cinema, <ride> sono caduto dentro, sono caduto nella carta. E quello è un discorso che io stavo già facendo, ci sono uh, delle influenze più teoriche forse, per esempio c'è questo scrittore Hans Belting che ha scritto Antropologia dell'immagine, dove lui fa una distinzione netta tra l'immagine mentale e quella fisica. Quindi io girando per Milano, perché appunto questo film è stato fatto a Milano durante una residenza artistica via Farini, ho avuto questa attrazione forte per i manifesti stradali. Um, diciamo rovinati dal tempo dove l'immagine si era persa ed era rimasto solo il mezzo e quindi ho pensato bene cerchiamo di usare quest'ottica che sto costruendo per fare un'indagine dentro l'immagine e un'immagine che non c'è più e lì ne ho trovata un'altra quindi è nato un paradosso perché eh, non c'era l'immagine è nata una nuova immagine dove ho ritrovato poi la mia condizione di o forse quella contemporanea durante il covid di questa sospensione no perché entro in questa immagine come quelle che avete visto, e non c'è la prospettiva, cioè eh, io non faccio paragoni con la pittura, però mi è venuto forse in mente Turner, gli inizi, cioè ok, ci stia, dove siamo, in che posizione siamo, e quindi da lì anche lì ho altre riflessioni, magari sulla nostra condizione sospesa, di caduta, una caduta perché questo è un, come una specie di piano sequenza dove cadiamo, ma non c'è un punto di atterraggio, no? e quindi siamo sospesi... Quindi per rispondere alla domanda no, non c'era una ricerca dal punto di vista scientifico, c'era una ricerca personale molto aperta. Okay. Sì. Adesso mi interessa sapere invece il processo proprio creativo, tecnicamente come si è sviluppato. Ok, e anche quello è nato l'anno scorso perché sono stato invitato da un festival a Austin, Art House, che mi ha chiesto di fare un film in 48 ore per un uh, concorso loro e vabbè in 48 ore non mi hanno dato un tema è arrivato il tema e ho fatto un film in cucina durante il lockdown e lì ho cominciato a vedere ovviamente tutto quello che sta intorno in maniera diversa quindi ho cominciato a indagare gli oggetti intorno e ho costruito questo primo film che è stato forse anticipato un po' questo un lavoro piccolissimo di tre minuti dove però ho dovuto già diciamo, entrare in questo, in questo macro, in questo mini mondo. Da lì ho cominciato tutta una ricerca naturale su come, come entrare sempre di più, come guardare sempre di più questa dimensione. E appunto mi ha portato a costruire quell'ottica. È importante però capire che cioè, la tecnica qui è la visione, cioè non, non, non è, è, è diverso, non è come diciamo, a me è capitato di lavorare come direttore della fotografia, non è che tu stai cercando di guardare un insetto all'ora... Cerchi l'ottica. No, qui è stato, creo l'ottica, e poi vedo cosa c'è. Quindi, è un, è un processo un po' inverso, okay, okay. e eh, innanzitutto, se ci sono domande, sì. forse c'è già qualche domanda sì, sì, sì. in sala. Mm. Anthony, lì, adesso arriva. Ciao, in realtà, le domande sono due: allora, se è intenzionale l'effetto di circolarità, che mh, in qualche modo si riesce a percepire, almeno personalmente, attraverso il cambiamento de, dei vari colori o comunque dell'atmosfera filmica e se ti definiresti questo film iconoclasta, visto che fai comunque una riflessione sull'immagine, eh, diciamo che il riferimento appunto alla prospettiva non, non è chiaro. Quindi questo, sì. Allora sì, sicuramente per la prima sì, è, è voluto perché ovviamente quando entri nella post produzione di un lavoro del genere, considerando che ho lavorato completamente da solo, per forza ho fatto una ricerca, però fondamentalmente la cosa strana è che tutte le volte che lo rivedo non so cosa ho fatto, quindi non so anche ieri lo rivedevo, era come un'altra volta e non sapevo cosa, cosa aspettarmi, quindi un sì e un no forse. La seconda, iconoclasta, no, nel senso, ecco, una, una grandissima differenza e, e qui c'è il problema della definizione di un lavoro del genere, io per scrivere la definizione non sapevo effettivamente come com scrivere la sinossi di questo lavoro. E l'ho definito forse cinema materico, un po' così, un po' naivo, ho scritto cinema materico. Però non c'entra niente, per esempio, con tutto quel movimento materialista strutturalista del cinema. Perché qui l'illusione e la rappresentazione sono il cardine, non ho nulla contro il rappresentare e... semplicemente è un'immagine che non siamo abituati a vedere, forse per quello ci attrae, quindi è una nuova immagine. Ehm, no, per l'iconoclasta, ma anche, anche quello non era un interesse iconoclassa contro i manifesti, è semplicemente il passare del tempo, forse, no? Eh sì, anch'io ho un paio di domande. In realtà, eh, anzitutto, dato che comunque non so se tu o qualcuno che ha fatto una lettura critica del tuo film ha affiancato comunque questo, questo cortometraggio all'arte informale, eh, mi sono venuti in mente anche degli artisti nell'ambito italiano che hanno già lavorato sui manifesti come Mimmo Rotella. Quindi, volevo sapere, anzitutto, quanto ti rivedi nell'ambito dell'arte informale e, e perché non arte astratta, invece, e, e poi. Uh, da spettatore posso dire che comunque mi è sembrato che questo viaggio nella materia diventasse anche un viaggio in noi stessi, nel senso che uh, queste, mh, queste visioni microscopiche a un certo punto iniziano a ricordare come delle reti neurali e, e tra l'altro iniziano a mh, vedersi delle cose che non ci sono, cioè si iniziano a vedere volti, iniziano a manifestarsi cioè, proprio dei fenomeni di pareidolia. E, mi interessa sapere se questo era, era voluto. Okay, partendo dalla prima domanda, eh, quella è una distinzione abbastanza importante per me, perché non lo trovo assolutamente un lavoro astratto per quello che stavo dicendo nella domanda precedente. Cioè che la rappresentazione è lì, cioè è una rappresentazione oggettiva. Non ho fatto, non stavo cercando di astrarre tramite la carta, ma stavo cercando di lavorare con la materia che è un approccio informale. Per quello. E, o lavorare con la vita comunque, per me mh, anche nella fotografia mi piace, forse Claudio Marra scrive che informale sono fotografi come Bresson, eh, Bresson scusate, è, è quello informale che intendo, c'è cioè una vita e lo riporti senza forma, però non è astratto anche se fondamentalmente si conta sull'astrazione è molto difficile perché tutto viene astratto fondamentalmente però eh, in una corrente artistica certo mi ritrovo molto più con l'informale e mh, magari anche dal punto di vista visivo ci sono, sì, come dicevi giustamente, certo non ero partito da loro, è stata anche lì una scoperta no post, in post. La seconda domanda, scusa, ripetimi un attimo. Eh, no, se essenzialmente questi fenomeni di paredolia, cioè di riconoscere dei volti, delle figure note eh, quando si guarda il tuo film, eh, è qualcosa a cui avevi già pensato eh, anche in fase di montaggio, insomma, di cui ti sei reso conto? O, o no, mm, nel mentre no, perché ero troppo, mh, diciamo mh, attivo nel processo di filmare, quindi sapevo esattamente cosa stavo facendo. No? E, e riguardandole, ecco il mio lavoro di lavorare è lavorare col tempo tantissimo. Quindi al momento no, poi dopo sono tornato e ho rivisto queste cose. Quindi c'è stata quel, no, quella pausa necessaria per me per lavorare. E, e poi lo, diciamo questo film ovviamente la prima mondiale non l'ha visto nessuno prima però ehm, mentre facevo i lavori in via Farini perché è stato fatto lì abbiamo avuto degli open studio dove io proiettavo delle parti per capire no? e, e lì ho avuto questo diciamo, paradosso questo problema con la definizione come dire te lo spiego che è la carta non te lo spiego cosa faccio ho fatto dei test per questo ieri non volevo dire molto sul, sul film appunto per lasciarlo più aperto possibile e poi parlarne insieme No. Quindi, però sì, assolutamente le persone arrivano, mi dicevano, ma sei andato al mare, sei andato sott'acqua, ho visto una finestra, e quella è una parte bellissima, sicuramente. Sì, 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 molto. Perfetto, grazie mille. C'è una domanda qui, prima al centro, qui e poi un'altra lì. Che è successo? Tutte domande te, ti fanno, ah, <ride> <ride> Grazie, intanto buongiorno. Eh, allora, la, la mia domanda è, eh, hai pensato di dare una collocazione anche extra cinematografica a questo lavoro? Cioè, mh, si potrebbe collocare anche all'interno di un'esposizione, uh, un una galleria, un ambito diverso dal cinema oppure lo vedi solo uh, proiettato in una sala buia? Ecco. No, non lo vedo assolutamente proiettato solo in una sala buia perché appunto è un processo, quindi sono interessato a tutto quello che viene proposto, tutto, sono tutti dei test, ho, ho provato anche a proiettarlo sulla carta stessa ed è diventato un altro film che sta in altri festival al momento, quindi cioè, sono apertissimo. Questo, questo in particolare che avete visto ieri sarà anche in Fiera Milano alla um, REA, Art Fair, quindi no, assolutamente, quello sarà in forma installativa, magari in loop. Quindi no, sono assolutamente aperto a questo punto di vista. Uh, buongiorno, eh, la mia domanda eh, riguardava allora, innanzitutto una riflessione che in, quando ho visto il film all'inizio appunto non sapevo cosa stessi guardando e per un momento mi sono venute in mente le immagini delle nebulose, quindi dello spazio, invece che il micro ho puntato sul macro e mi chiedevo se... Eh, nel diciamo, il tuo percorso futuro, se già hai in mente, eh, vorrei rivolgerti magari appunto al macro, continuerai eh, a vedere, a, a fare questa ricerca eh, sulla diciamo, eh, materia, e sul micro questo in realtà non lo so, perché è un po' un, un timore. Il fatto che non vorrei rimanere lì, no? vorrei andare avanti. Quindi sto cercando di spostarmi su un progetto più lungo, diverso che include più suono anche, perché una scoperta che ho fatto qui è stato un lavoro sul suono, io non avevo mai lavorato sul suono. Quindi è stato un primissimo esperimento e nel prossimo sì, adesso sto sono sempre in questo non lo so in realtà la risposta non, non ce l'ho, ma sicuramente non rimarrò fermo in questo tipo di formato, perché credo assolutamente che bisogna insomma, riscoprirci No, volevo chiederti di spiegarci meglio questo sistema ottico che hai inventato entrando anche forse in, in delle specifiche tecniche appunto ok allora più che un'invenzione è stato diciamo un assemblamento perché ho cominciato a studiare un po' come si fa una ripresa microscopica e ehm, dalla, dal punto di vista proprio tecnico ho comprato un soffietto vecchissimo per, usato per la fotografia, quindi soffietti che si usavano per mettere a fuoco la distanza tra l'obiettivo e il piano focale de, della, della pellicola e l'ho utilizzato per trovare la distanza esatta che mi serviva dall'ottica al sensore per arrivare a quel tipo di magnificazione. Dentro questo soffietto poi ho dovuto aggiungere tutti degli elementi ottici in modo tale da eh, diciamo indirizzare la luce correttamente verso il sensore. Quindi sono vari diciamo, sì, varie lenti che ho dovuto mettere dentro il soffietto con dei, degli adattatori stampati appositamente in 3D con un ragazzo a Milano. Quindi una stampante 3D mi ha fatto questi pezzi che non esistevano. Per metterci queste ottiche... E alla fine c'è un'ultimissima ottica microscopica in fondo, quindi è una specie di lente così. Il film sembra un piano sequenza unico, però credo che invece ci, ci siano delle dissolvenze, o mi sbaglio? Sì, c'è sicuramente un lavoro in post, perché per quanto mi sarebbe piaciuto avere un piano sequenza unico tecnicamente, è, per le mie possibilità è impossibile avere questo tipo di lavoro. Però vorrei dare appunto quel senso di continuità, perché per me, come appunto mi riferivo prima all'inizio del cinema, la, la durata è una cosa importantissima e forse la, la forza del reale del cinema sta lì proprio nel togliere il montaggio a volte, no? questo, questo shock. Secondo me, un lavoro così ha bisogno un po' di quello, di questa continuità. Come mai hai deciso di concentrare in 12 minuti il materiale che hai raccolto, che poi non so quanto ne hai girato, quanto ne hai realizzato, e poi con. Qual è stato il criterio che ti ha fatto scegliere quali momenti eh, ripresi insomma, in post-produzione? Cosa hai lasciato fuori? Andavi solo sulla sensazione o sulla valenza eh, tecnica sull'effettivo passaggio di una messa a fuoco piuttosto che elementi cromatici? Un po' tutto quello po che hai detto. <ride> C'è cioè, cioè un po' tutto questo e i 12 minuti non lo so. Cioè, L'ho visto più volte e sono arrivato a una durata che secondo me potrebbe essere 20, 5, 30. Per me c'è una durata giusta per un film, no? non mi sono mai posto il numero, poteva anche durare tre ore, ma queste potrebbero essere anche tre ore. Okay. Quindi è proprio terminato così da sé, in un certo senso. Okay. Eh, prima parlavi anche della, del suono, eh, è un elemento molto, molto forte che amplifica molto lo sguardo. del dello spettatore nei confronti del film. Eh, hai detto che è, una, è una, un tuo primo approccio al suono, però mi piacerebbe sapere esattamente che cosa, eh, come hai lavorato sul suono, anche perché eh, trovo dei rimandi molto forti a un certo tipo di sperimentazione, di, di creazione di landscapes, anche eh, di ambient, cupo eh, che parte fin dagli, dagli anni 70 come tradizione. Mi piacerebbe conoscere. Questa componente, perché mentre ascoltavo aspettavo i titoli di coda in cui magari figurasse qualche nome, ma non figura nessuno, quindi la domanda la rivolgo direttamente. Um, sì, è una collezione di suoni um, di strada, è una collezione di campionature anche di altri online o um, di, di, di note di un sintetizzatore e, ed è nata proprio in maniera completamente innocente, non direi ignorante ma innocente nel senso che io non capisco di musica non compongo, però sono riuscito a mettere insieme questa cosa perché mi sembrava l'approccio giusto, mi sembrava la lettura del lavoro e l'ho fatto così, ho messo insieme questi livelli sonori anche perché la grande forza, cioè forse l'aiuto ma anche magari no, di un lavoro del genere è che nella microscopia non c'è effettivamente un suono registrabile, specialmente perché non si muove quasi nulla, le cose che si muovono lì non farebbero mai vibrare no, per, per avere del suono effettivamente registrabile, quindi ho dovuto per forza trovare una chiave interna, che è forse quello di cui parlava prima nella domanda del ragazzo, e è lì il fatto che alla fine quello che sentivo, che ho visto io attraverso quella carta di nuovo, l'ho fatto col suono. Che cioè, poi è venuto dopo. C'è una perfetta fusione fra i sì. due elementi, sembra eh, un suono d'ambiente reale. Eh, non so se ci sono altre domande al volo, eh, altrimenti vorrei chiederti: eh, tu contemporaneamente hai realizzato altri due lavori? Uh, Milano di Carta e Aria di attesa, sono parte dello, di uno stesso progetto, e, um, come, so che qualcosa è già. Stato, sì. Milano di carta l'ha già presentato in un altro festival in Germania. E volevo giusto sapere uh, se è un progetto chiuso o se si evolverà, insomma, anche. no, eh, appunto, sarà sempre in evoluzione. Milano di carta è stata una grandissima sorpresa per me perché io stavo lavorando su questo. Cioè Ero lì e mi chiamano da un altro festival, mi sembra sì, da un per una call. E mi dicono: Guarda, no, conosciamo un po' il tuo lavoro, quello che stai facendo, c'è una chiamata sull'urbano, cioè eh, artisti che stanno lavorando un po' nel, nel, nell'urbano. Loro allora ho pensato: Beh, ma è un attimo, no? io posso benissimo tornare lì. E quindi, tramite questo, questo ragazzo, ho avuto questo, questo suggerimento, sono tornato nell'urbano. E il piano era diverso, volevo fare delle proiezioni del film a Milano perché Milano stava per chiudere. Quindi sono tornato per strada, ho riproiettato il lavoro sui cartelloni pubblicitari, volevo fare una specie di distanza: creare questa cosa no, online uh, con le proiezioni. Ma riprendendo uh, le, le proiezioni esatto, esatto. Ah, okay. live. Quello è diventato un film in realtà. Poi da lì ho fatto questo film che eh, da sé ha preso vita. Cioè, mentre io mi stavo concentrando su questo, que l'altro ha fatto adesso sta in tantissimi festival in contemporanea. E, mentre aria d'attesa, quello non è ancora è, è da finire, da, da però sì, l'approccio sempre. Lo a non modo. si collega a manifesti, in qualche modo... Non si collega ai manifesti, si collega all'aria, all'elemento dell'aria, quindi è una cosa completamente diversa. E' del primo che appunto ho composto il suono completamente da zero da solo, quindi sì, è un'evoluzione anche quella. Okay. Se ci sono altre domande, non so se Pedro vuole aggiungere altro. Eh, no, io direi che possiamo anche come dire, concludere perché c'è anche un altro tuo collega dal, dal Brasile che aspetta, quindi eh, parlando diciamo in italiano direttamente lo spazio è a tua disposizione è terminato. <ride> Grazie, a tutti. Grazie Gianmarco. Grazie. Grazie. Si fa il rumore di pulizia. Sì. Adesso, ehm, adesso ci colleghiamo con eh, Eric Rocha che è regista di Edna. E, ehm, ecco, hola Eric. lo ti ho oímo? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Bueno, buenos días. Buenos Acá estoy. No. Allora, eh, hola Eric, ¿dónde Do te encuentras? Eh, ¿En Brasil? Sí. En San Paulo, Brasil. Ok. il e, um, allora, el, el filme Edna, Eric Rocha, y conmigo c'è eh, Paola Cassano, uno de membri del Comitato Eh, sì, nel comitato di selezione del festival, no, c'è eh, la parola comitato scientifico, adesso tornerà tra poco, e, mh, e che condurrà con me questo, questo incontro e quindi farà le domande a Eric. Buongiorno Eric, grazie di essere con noi. Eh, io volevo iniziare proprio dalla domanda più scontata possibile, nel senso, guardando il tuo film si rimane incantati dalla forza e dalla grazia che traspaiono dalla protagonista e mi sono chiesta, ci siamo chiesti se eh, l'incontro con lei è stato casuale e poi ti è venuto in mente di fare questo film o se invece hai cercato una persona che ti permettesse di raccontare un pezzo della storia del Brasile visto che appunto Edna poi porta su di sé proprio i segni di, del, di un passato recente doloroso e faticoso Buenos días, Eric. Muchas gracias por estar aquí. Pues la primera pregunta es muy, muy simple. Pues todos nosotros hemos estado encantados por la fuerza de la protagonista, Edna, eh, que tiene un pasado muy duro. Pues la pregunta es, eh, ¿la película nace de un encuentro, un encuentro casual con ella eh, o si tú estabas buscando un personaje así? Sí. Buenos días, un giorno, Pesaro, Italia. Eh, estoy muy, muy contento, muy, muy feliz de estar participando en el Festival de Pesaro. Eh, un festival que tengo mucho, mucho respeto, mucha admiración por toda la historia eh, que tiene el festival, ¿no? Toda la, la, la importancia que tiene política, estética, el festival en la historia del cinema brasileño y del cine latinoamericano. Buongiorno a tutti, sono molto felice di essere qui con voi e vorrei esprimere la mia grande ammirazione per il Pesaro Film Festival, che è un festival eh, ricco di storia e di una importanza unica nel cinema brasiliano e latinoamericano. Sì, sono molto felice di essere estreno italiano di Edna e uh, ora contesto la domanda. Uh, bueno, eu uh, conheci a Edna porque estava quando estive participando de uma obra de teatro uh, sobre as guerrilleras de, la, de la Araguaia que querem em na Amazônia Brasileira. Eu estava participando dessa obra de teatro, eu era responsável pela direção audiovisual dessa obra de teatro, isso em norte de Brasil, na Amazônia Brasileira, quando uh, conheci a Edna. Eh, in questo contesto Sì, sí, allora eh, ora rispondo alla domanda um, eh, ho conosciuto Edna eh, durante un'opera teatrale sulle guerri guerrigliere eh, dell'Amazzonia brasiliana del nord io ero responsabile della direzione audiovisuale de proprio in quell'occasione occasione che l'ho conosciuta Quindi la conosci mi quedé molto impressionato con Edna muito muito encantado muito impressionado com a força e o mistério dessa mulher não eh, com sua su história como sua história de vida se mesclava com a mesma história de da luta por la terra em Brasil E sono rimasto impressionato dalla forza dal mistero e dal mistero anche dalla storia appunto di questa donna di questa schiavitù eh, relativa alla lotta per la difesa di queste terre in en nel momento che la conosci tuttavia stavamo ella, ella stava partecipando in una investigazione della sua opera teatrale no me che mi impattato e Quando terminei a conversação com Edna, nesse en primeiro encontro, todavia para a obra de teatro, não existia a película, não existia nenhuma ideia de película todavia. Quando terminei esse encontro, falei com minha companheira com Gabriela, con Gabriela que era a autora dessa obra de teatro, e lhe disse: Mira, temos que voltar cá em futuro, porque essa mulher merece uma grande película. Sì, eh, appunto quando l'ho conosciuta lei stava partecipando a questa opera teatrale, è un progetto di ricerca e in quell'occasione io ancora non avevo nessuna idea eh, futura di un possibile film, ma commentai questa cosa con Gabriele, la mia collega, che in quel momento era appunto l'autrice dell'opera teatrale e eh, ci siamo detti che questa donna mh, si meritava un proprio film. Así fue. Eh, volvimos um un um un pouco mais de um ano depois desse momento. Volvimos a, a essa região, em en la, en la Amazônia Brasileira, já uh, com o financiamento para a película, já com o presupuesto para a película. Volvimos como um ano, entre um ano e um ano e meio depois. Uh, hice uma grande investigação histórica acerca da história política de Brasil, da história da militância. De la história da guerrilha, da história da ditadura militar que foi muito violenta nessa região. Ou seja, fizemos um estudo muito amplo a nível la... antropológico, sociológico, a nível da vida de Edna, pero realmente a película se hizo a partir desse reencuentro com Edna. Ou seja, toda a investigação que fizemos antes foi importante, pero a película se construiu, se realizou a partir desse encontro Di affetto e di prossimità della relazione con la Edna. Quindi, come dicevo, siamo tornati in questa regione dell'Amazzonia brasiliana e in quell'occasione, appunto poco più di un anno dopo, siamo tornati con, proprio con, già con i fondi per, per la, il finanziamento del film. Eh, abbiamo svolto una vasta ricerca sulla storia politica mh, di militanza, sulla guerriglia, sulla dittatura militare che è stata così violenta in questa regione. Proprio uno studio a livello antropologico e sociologico e anche sulla vita di Edna. Ma in realtà eh, questo film nasce dal nostro incontro. Uh, tutta la ricerca che abbiamo svolto in precedenza sia stata importante, ma la cosa fondamentale è stato questo incontro, proprio la relazione e il rapporto umano e l'affetto uh, nei confronti di Edna. Quindi la pellicola nasce effettivamente da essa relazione, ¿no? da quel incontro, da questa confianza, da questa complicità, e ¿no? come una. la pellicola è come una, una estensione. Uma extensão de la resistência de Edna, de sua vida, de sua poesia, de seus escritos, de seus cadernos. será então, a película é como essa extensão. Hasta então, até aquele momento, Edna só tinha os cadernos para poder revelar seus secretos, para poder desahogar suas angustias, suas memórias, seus sufrimientos. Até então, com a película, a película cria uma extensão dessa memória, uma possibilidade de que Edna possa contar para nós, narrar não só sua história, mas a história de tragédia e de, de beleza também, porque não é só a tragédia, a tragédia de belleza de sua vida e da história do Brasil. Sì, appunto questo film nasce proprio dalla fiducia nei confronti di Edna, questa relazione che abbiamo con lei e il film eh, lo considererei proprio un'estensione della resistenza di Edna eh, con, che ha una vita ricca di, di poesia ma anche di tanta sofferenza che racconta nel proprio diario segreto, in dei quaderni dove sfoga la sua angoscia le sue paure e vediamo un po' appunto questa estensione come la possibilità per Edna eh, per raccontarsi, parlare della propria tragedia ma non solo, anche della bellezza della sua vita ci sono, se ci sono domande? Sì. ora allora, altra pregunta eh, porta il microfono qui grazie no no no, quello tu. Eh, questo Bruno, ciao, io sono Bruno Torri. Non ci conosciamo personalmente, ma ci siamo conosciuti quando tu eri piccolissimo a Venezia. E, e quindi ora sono contento di vederti in piena forma come creatore, come erede di tuo padre. E, tuo padre aveva, che era un genio, tanto per dirla subito e metterla subito in chiaro, eh, era un genio in assoluto, anche nella sua sregolatezza. Genio eh, eh, si accompagna sempre al termine sregolatezza. Eh, la, la sregolatezza, l'esagerazione, la visionarietà, il, gli eccessi di tuo padre erano anch'essi creativi facevano parte della sua personalità. Tuo padre ha avuto qui um, in Italia. E alcuni amici, primo tra tutti è Gianni Amico che tu non hai potuto conoscere perché eri ancora piccolo, e Gianni Amico è stato un amico in assoluto, un amico più caro di tuo padre, tant'è vero che una volta quando è venuto in Brasile eh, tuo padre era già morto. E mi ricordo che lo raccontava tua mamma, cioè tua nonna, la mamma di Glauber, che lui si è buttato nelle sue braccia, si è messo a piangere e, e così e ha vissuto un'altra volta la vicinanza con tuo padre, con l'abbraccio che ha avuto con donna Lucia. Bene, scusami, se sono molto emozionato di essere qui, proprio perché il ricordo di tuo padre è stato un avvenimento nella mia vita e, e, e me lo porto ancora presso. E volevo dire ora parliamo del tuo film, che il tuo film. È... Ah, scusa. No, non preoccupi. Buonasera. Buonasera. ¿Cómo te llamas? Perdón, la traductora. La, 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 ah, la Laura, se llama Laura. Laura, yo, yo entendí todo lo que di, yo entiendo mucho del italiano. Vale. No entendí, entonces, no hay necesidad de traducción. Eh, vale. Solo quiero decir a Bruno rápidamente que estoy muy emocionado también, muy emocionado. Eh, y conozco mucho tu historia, Bruno. He, 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 he oído mucho hablar de ti, de su trabajo, he leído muchas cosas tuyas. Conosco un po' della sua storia, quindi sono molto felice di conoscerti, anche virtualmente. Ma grazie per le sue parole e per il suo es Questo È tutto quello che volevo dire. Eh, salve Bruno, io la, la, la conosco, eh, la conosco molto bene, conosco la sua storia e eh, volevo dirle che sono proprio contento di, di conoscerla, anche se virtualmente, anche io sono emozionato e la ringrazio tanto per le sue parole e il suo affetto. Si. Eh, le faccio una domanda sul suo, sul suo film, ehm, che voglio dire, è, il film che con, è un film del cinema nuovo. Il suo film è un film del cinema nuovo. Ha lo stesso impegno, la stessa visione, la stessa eh, carica di identità e nello stesso tempo di, di furore per quello che, che deve ricordare. Ricorda una serie di eventi tragici, storici. La storia in Brasile è stata spesso una tragedia. E quindi, ritrovare nel tuo film la traccia anche del cinema di tuo padre è stato per me molto emozionante ieri quando ho visto il film. E a proposito del film di ieri, del tuo film, mi ha soprattutto oltre che alla grande umanità dei personaggi, degli interpreti, prima di tutti quella donna, che nel cui, ma anche ad esempio nel tuo, nel tuo film c'è una descrizione del tempo, una visione del tempo, che è il tempo storico, che è il tempo della tragedia, il tempo della sofferenza, è un, è un tempo che è estremamente vivo, perché è anche un tempo estremamente morto, purtroppo, perché in Brasile, tanto a volte, il tempo si presenta sotto questa forma, il tempo morto che lascia tracce eh, cruente, insomma. E, bene, volevo dirti solo due parole così. Sono lieto, felice di, a, di averti incontrato di persona, vedendoti eh, come sei, e Mi fa piacere eh, appunto pensare che tra l'altro tuo padre ha avuto un figlio degno di, di lui. Lo capisco Laura, io ho capito. Così abbiamo un po' di tempo anche per guadagnare dinamica alla conversazione. Molte grazie Bruno per le tue parole, eh, di verità mi quedo molto profondamente emozionato. É eh, eh, a maior inspiração para para a criação da película Edna, é a própria Edna. A maior inspiração para a criação para, para descobrir a forma e linguagem da película é a mesma Edna, é a mulher, é ela. Vorrei ringraziarla per le sue parole, sono profondamente emozionato e vorrei sottolineare che la più grande ispirazione per la creazione di Edna è Edna stessa, e che mi ha permesso di scoprire i vari linguaggi e creare appunto questo film. Io penso che il cine, eh, in, la, in, las in vida, yo, yo una pellicola che ho fatto in mia vita, io jamais llego con un'idea previamente definita, eh, calcolata. Eh, A mí mi mayor inspiración es los personajes, las personas que encuentro por el camino. Entonces, eh, como dije antes, había, había hecho una investigación muy grande acerca de política, acerca de la historia Brasil, eh, de Brasil, in, de muchas informaciones, muchas cosas, pero realmente la película se hizo, se descubrió la forma fílmica de la película en ese encuentro con Edna. Y... Sì, sì, eh, facciamo tradurre. Okay. E nella mia vita eh, non ho mai realizzato un film con un'idea predefinita, calcolata. La mia più grande ispirazione sono le persone che incontro nel mio cammino. Come dicevo, appunto, ho svolto tanta ricerca, sia a livello politico che storico, eh, per quanto riguarda il Brasile, tante informazioni, eh, ma la, il formato filmico si è scoperto strada facendo. a tragedia. Eh, Edna tem uma poesia, uma frase que ela disse, que me parece que é uma síntese da película, quando ela disse: La guerra toda, eh, a guerra todavía não se acabou. Isso é es o que vivimos hoje em Brasil. o re, retorno do regime militar. Então, tudo o que a o que todo tudo que conta e narra é na película é uma herida em aberto. São os problemas nossos de Brasil e de América Latina também que todavia não hemos logrado resolver esses problemas como pueblo. Então, toda a tragédia e a vida de Edna é o resultado resultado de desses problemas que não foram resolvidos, são heridas em aberto. E es isso é o que conta a película. Eh, vediamo tanta tragedia e poesia al contempo in Edna. Una frase molto importante, secondo me, che riassume un po' eh, il quadro generale del film, è che la guerra ancora non è finita. Eh, questo è quello che sta accadendo in Brasile, dove eh, portiamo avanti, dove abbiamo ancora queste ferite aperte, eh, mh, dei problemi irrisolti dovuti al regime militare e ferite che eh, non ci sono solo in Brasile, ma anche in America Latina. E appunto questi mh, problemi irrisolti eh, li riscontriamo nella personalità eh, di Edna, che ci li racconta. Beh. Edna rappresenta la stessa poesia. em infierno inferno, é dizer é uma é os problemas que ela traz a histórica trágica a história trágica de sua vida não é solo algo do passado de Brasil, mas é algo totalmente atual de lo que está passando agora eh, sobretudo nessa região de Brasil no norte na Amazônia Es una región de muchos conflictos por la tierra. Y en ese momento que estamos hablando ahora, ahora en ese momento que estamos hablando, hay una invasión de 30.000 30, mil garimpeiros en la Amazonía brasileña que están invadiendo la tierra de los indígenas, de millares de pueblos indígenas. Es un momento extremadamente violento, no solo del pasado, pero del presente. In Edna eh, vediamo tanta poesia e anche l'inferno. Eh, Edna ci parla dei problemi di una, mh, del suo paese, di una storia tragica eh, che riguarda la sua vita che non è solo passato ma è estremamente attuale, soprattutto nel nord del Brasile, nella regione amazzonica, dove appunto ci sono questi conflitti, conflitti per la terra. E proprio in questo momento eh, gli indigeni stanno vedendo invase le proprie terre. E si tratta di una mh, grande violenza in questa regione. Pero eu não quis, em nenhum momento, a ser uma película sociológica, solamente ou ancorada em tema, ou de investigação sociológica, pero eh, uma película muito mais que pudiera estar inspirada, que sua linguagem pudiera estar inspirado em próprio universo, no próprio imaginário de Edna, que, a um que é um imaginário que revela muita tragédia e muita violência de sua vida é um imaginário também que nos enseña a nós a ver a natureza, a ouvir a voz do viento, a mirar as águas, a, a sonhar, a imaginar também. Então, é, não, não é só uma película de constatação de violência, mas também é uma película que, a través de la poesia e do imaginário de Edna, trata de criar outros mundos possíveis. Non ho mai voluto realizzare un film sociologico, appunto, che parli solo di, di violenza, di ricerca. Eh, questo film è proprio ispirato eh, agli, agli universi, all'interno di questa donna così forte, Edna, eh, che è appunto è eh, segnata dalla tragedia, dalla violenza, ma eh, non solo, perché ci permette di esplorare nuovi immaginari, di sognare, di ammirare la natura, il suono del vento, il rumore dell'acqua, quindi non è solo una constatazione della violenza. Yo creo que el cine tiene un poder muy grande. Yo creo personalmente que el cine tiene un poder muy grande de crear mundos y crear pueblos. c'è allora, una lì. E poi... Tenemos una pregunta. Faccio una domanda che un po' si riallaccia a quella precedente. E questo film mi ha fatto uh, pensare moltissimo uh, da quando l'ho visto e ho visto in Edna proprio una oscillazione tra poesia, sofferenza e poli che mh, ritrovo uh, anche nel film. E, mh, ho pensato a tantissimi rimandi anche alla cinematografia passata, primo fra tutte. Uh, Chaplin con uh, The Vagabond l'inizio, specialmente anche la fine o anche la fine di tempi moderni quando vediamo questa strada di cui non si vede mai la fine e questa donna che va sempre avanti e che nonostante le sofferenze che si porta dietro c'è comunque una forza che appunto come uh, nel vagabondo uh, la fa rimanere in piedi e questo l'ho trovato una cosa bellissima eh, ma anche Altre influenze, penso un po' al neorealismo. E la mia domanda è molto semplice: vorrei chiederti eh, quali sono eh, i tuoi punti di riferimento cinematografici, un po' sia come singoli autori, ma anche come correnti per la realizzazione di questo film in particolare o comunque in generale. Grazie. Pues mi pregunta, sta relazionata con la pregunta precedente. Eh, esta película me hizo reflexionar muchísimo y vi en Edna una os oscilación entre poesía y sufrimiento. Pues me, me hizo mucho pensar eh, en, en, el en el cinema del pasado, como por ejemplo en Chaplin eh, con el vagabundo uh, o también el, en el final de tiempos modernos con esta mujer que sigue adelante a pesar de todo el sufrimiento. Pues en, lo, lo encuentro muy lindo y, y veo, que, veo también un poco de neorealismo. Mi pregunta es, ¿cuáles son tus puntos de partida, tus referencias, eh, tanto en eh, productores, eh, directores y también corrientes? Bueno, gracias por la pregunta. Eh, bueno, yo pienso que muchas veces el cine eh, queda muy dividido, muy eh, uh, separado, lo que es un cine político. de militância, de conteúdo e lo que é um cine formal de poesia. Há una falsa, hay um falso antagonismo, na falsa dicotomia entre uma coisa e outra. Eu penso que as duas coisas podem caminhar juntas. Ou seja, há um cineasta del cinema novo que certamente Bruno lo conoce e alguns de vocês, que se chama Paulo César, Paulo César Saraceni, que disse que ele quer fazer um cine político que seja a melhor poesia. Eh, muito gracias por a pergunta. Não, tá Scusate, <ride> eh, grazie mille per, per la domanda. Eh, credo che ci sia una forte divisione nel cinema, una divisione, una separazione tra il cinema politico di militanza eh, e quello eh, formale della poesia, ma io credo che si tratti di un falso antagonismo, una falsa dicotomia. Eh, perché credo che possano coesistere insieme e, e appunto mi viene da pensare a uh, um, un personaggio, un autore che Bruno sicuramente conoscerà, Paolo Sesia, che uh, appunto uh, um, si impegna molto nel cinema politico. Il suo autore dice che eh, vuole fare un cinema politico che sia la migliore poesia. Sì, no, Paolo Sesia sa, Saraceni diceva che fare un film politico è la migliore poesia. Okay. O sea, que no quiere. Eh, entonces, eh, me, me, me alegro mucho por, la, por la, los comentarios de él, de que la película le tocó. Eh, y contestando la pregunta rápidamente, eh, yo, el neorealismo me ha, me ha enseñado mucho como cineasta. Ha sido fundamental, en, en fin, en la historia del cine, ¿no? Eh, claro, evidentemente. Y, y algo que me, me, ha toca, me, me ha influenciado mucho en mi formación estética. Eh, também eh, a menciona a tempos Modernos me parece muito interessante. Nunca lo había pensado, mas me parece muito, muito curiosa. E, e também, claro, o cine latino-americano é algo que me ha formado eh, também de uma, de uma forma muito forte. Assim, não? Eh, um cine de los anos 60 e 70, esse cine do passado, que eu creio que tem muito, muito do futuro que não é de passado, porque essa divisão de passado, presente e futuro é uma é uma visão também, é um tipo de cosmologia que eu não creio em isso. Eu creio que eu, eu, eu sou muito mais próximo de uma cosmologia indígena, por exemplo, dos povos originários, onde não existe essa separação, essa visão linear da história, não? Dele que há passado, presente e futuro. Há uma coexistência de tempos quando uno sonha, por exemplo, uno sonha de uma forma linear. Os tempos se mesclam, os espaços se mesclam. Quando uno lee, se recuerda a memória tampouco funciona de uma forma linear. o sea, cinema para mim está muito mais vinculado ao real, a nível do afecto, a nível da pele, do afecto, do coração, dos sentimentos. O cinema tem muito mais que ver também a nível da memória, do sonho. E non tanto di una visione dogmatica della realtà. Sono molto contento per le sue parole e del fatto che si sia emozionato. Eh, tornando alla domanda ehm, per quanto riguarda il neorealismo, mh, che appunto influenzò tanto il mio modo di, di procedere e di lavorare. E, mh, vorrei parlare e fare riferimento anche alla storia eh, del cinema. Eh, lei ha menzionato appunto il film Tempi moderni, non ci avevo mai pensato, ma trovo questa associazione molto curiosa. E vorrei mh, sottolineare anche la menzione al cinema latinoamericano che eh, mi ha influenzato tanto, tanto la, la mia formazione. Eh, il cinema degli anni 60-70, che viene definito del passato, che però in realtà guarda al futuro, perché io non credo in questa divisione tra passato, presente e futuro, questa cosmologia, um, credo più piuttosto a quella indigena, dove non esiste questa divisione, questa separazione, perché credo che questi tempi possano coesistere, queste realtà e, e possano, ci sia un mix di spazi, per esempio non facciamo mh, una divisione lineare eh, nella memoria oppure quando sogniamo, ma diamo importanza all'affetto, alla realtà, al cuore, ai sentimenti. C'è un'altra domanda? Innanzitutto volevo rivolgerti dei complimenti perché ho trovato che il tuo film riesca a condensare un potere universale rispetto a... Alla storia personale di Edna, in cui Edna è eh sì Edna, però non è solo lei, è anche tutte le altre donne e uomini e bambini e anziani che hanno perso la vita durante il conflitto, eh, e sei riuscito anche a inserire appunto eh, un, un portato personale, il tuo rapporto, il tuo, eh, la tua fiducia. Eh, che, che Edna ti ha, ha donato e infatti ti volevo chiedere um, come ti sei relazionato con, con la sua storia, qual è stato il, il punto di vista che hai cercato di adottare rispetto a, a, alla grande confidenza che lei, che lei ti ha rivolto e a livello formale eh, come ti sei relazionato con, mh, con la scelta del bianco e nero e subito dopo con la scelta del colore nel momento in cui Hay un cambio de paradigma respecto a la historia, hay un salto verso la esperanza, verso un futuro que Edna quería abrazar finalmente. Ante todo, felicidades por la película, porque creo que eh, tiene un poder universal. Es eh, un relato sobre Edna, pero no solo, porque Edna es también todos los hombres, las mujeres, los abuelos, los niños fallecidos y con relación a tu a la confianza que tienes respecto a Edna quisiera preguntarte a nivel personal cómo te relacionaste con ella ¿Cuál fue el punto de partida? Y uh, a nivel formal, um, la pregunta está relacionada con la elección del formato blanco y negro y del color, cuando hay como un cambio de paradigma, como uh, cuando vas hacia una esperanza, hacia el futuro. Gracias, muchas gracias por la, por la pregunta. Eh, sí, eh, uh, tiene toda la razón. Edina, no, no es solo Edina, Edina es un colectivo, Edina car carga en su cuerpo su pueblo, eh, no solo muchas mujeres que vivieron historias muy similares, pero también, como dijo ella, ¿no? eh, hombres, niños y personas que, eh, eh, que, viven, que viven en su cuerpo y en su piel esa historia de resistencia. Então, Edna é muito. É Edna, tem sua individualidade, mas é algo muito maior, não é? É uma personagem coletiva. Sim, sí, então, graças a Deus pela resposta. Eh, per, la, per la domanda eh, sì, eh, penso, sono d'accordo con te eh, Edna, è Edna ha la sua individualità ma eh, è un collettivo eh, il suo corpo rappresenta tutto il popolo che ha vissuto questa resistenza non rappresenta solo le donne ma anche tutti quegli uomini, tutti quei bambini proprio giustamente come tu hai detto e eh, questo è quello che la rende grande eh, e la, e come già dice, è, è una persona molto importante in nella pellicola Que hizo a película comigo, que escribiu o guion, que fez as investigações, Gabriela, minha companheira, ela eh, foi alguém muito importante durante o processo de, de, de diálogo com Edna, durante o rodaje da película. É uma mulher também, ou seja, isso também é um hecho importante. Então, você tem um tipo de sensibilidade, também logrou eh, acessar lugares de Edna importantes. Então, Eso, essa confiança, essa cumplicidade com ela foi muito importante. E, sobretudo, entender não só que película eu queria ser de minha cabeça, que tipo de forma, previamente, que eu levava, que, que tipo de proposta, pero dar espaço e tempo para esse encontro, para essa relação, para que juntos pudiéramos descobrir juntos a película. A cada dia, a cada cena. Come dicevo, un personaggio molto importante durante questo processo è stata appunto la, la presenza di Gabriela, la, la mia collega che ha scritto il copione, ha partecipato alle riprese e appunto è stata molto importante in questa frase di dialogo con Edna, perché, essendo una donna, questo dato è molto importante, ha una sensibilità maggiore e è riuscita ad arrivare al cuore di questa donna, creando questo rapporto di, di fiducia, di affetto che ci ha aiutato a capire il tipo di film che volevamo fare il formato o il tipo di proposta e appunto le abbiamo dato spazio e tempo per creare insieme per scoprire insieme che tipo di scene volevamo creare è molto importante la voce io credo che la voce di Edina la voce che conduce tutta la pellicola la musicalità della voce no es algo che conduce tutta la pellicola e es algo che mi gustaria commentare acá. que é a, a voz de Edna às vezes é muito sussurrada, habla barro, habla como uma, 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 um tipo de voz mais introspectiva, com uma cadência, com um ritmo. Essa voz de Edna, como, como narradora de si mesma e da história do Brasil, tem muito que ver com tudo o que ela sofreu em seu corpo, porque ela vive em, ela vive em um lugar Donde durante muito tempo ela quedou silenciada, não tinha quem contar suas histórias, tinha medo de contar suas histórias, todo o que viveu e sofreu. Então, eh, essa voz de Edia é uma voz que tem muito que ver com suas próprias huellas, suas próprias marcas de seu cuerpo, de sua memória, de seu miedo. Então, essa voz é, ela é, é muito, muito importante como conductora de la película. Vorrei sottolineare la voce di Edna che ricorre appunto in tutto il film e eh, si tratta di una voce... Ehm che è un po', un po' come se fosse sussurrata molto bassa, introspettiva e che dà il ritmo e la cadenza eh, a tutto il film è come se Edna fosse un po' la narratrice di se stessa e con tempo anche del Brasile poiché nasconde tutte le, so le sue sofferenze eh, ha Edna eh, ha vissuto in un, in un luogo in cui era costretta al silenzio, non poteva raccontare la sua storia, le sue paure, tutto quello che aveva eh, vissuto e porta i segni sia nella sua memoria che nel suo corpo E, então, um pouco a sua voz é o filo condutor de todo o filme. Sobre a questão formal do color, que Edja mencionou, é uma ruptura eh, eh, que não é racional. Ou seja, esse passagem do branco e negro para o color que está al final película, no final da película, não é algo racional, nem conceptual, nem tampouco que se possa explicar de uma forma racional. É um passagem muito mais intuitivo. É um passagem muito mais sensorial. É como se, nesse momento da película, desse passagem do blanco e negro para o color, Edna assumisse, de alguma forma, su próprio destino. Ou seja, como que ela assumisse, de alguma forma, a direção de essa película, a direção de seu viaje. Per quanto riguarda il formato, appunto alle parti del film a colori, beh, posso dire che eh, non è stata una scelta concettuale. Eh, non posso spiegarlo in modo razionale. Si è trattato piuttosto di un cambiamento intuitivo, sensoriale. Eh, è come se in quel momento Edna eh, stesse accettando e capendo la direzione del suo viaggio è come, è come, è come se in ese momento la fabulazione. Edina tomara cuenta della pellicola, assumiera il flujo della pellicola, no è un po' come se in quel momento Edna eh, diventasse il, il focus del film, il focus narrativo. Allora, eh, c'è un'altra domanda qui. Eh, Adriano Aprà. Eh. No, non ti vede, vieni, vieni qui anche tu. Ti vuoi sedere qui un attimo? Così... Sì, ma se ti siedi qui ti vede, sì, sì, da quest'altra parte. E... Eric sta qui con noi, Adriano Apra, che è... è un amico del tuo papà. Sì. E il microfono, ah ok. Ciao Eric. No, no, no. Ci, noi ci siamo conosciuti di persona per fortuna, sì. non solo sì, sì, quando sì. eri bambino, ma anche grande come adesso, a Rio diverse volte, ho dormito perfino a casa tua. E scusa se la butto sul personale, ma eh, come, potrei ripetere tutto quello che ha detto Bruno riguardo a tuo padre. Eh, e quindi non lo ripeto. Eh, però <coughs> Ricordo a me stesso, a te non c'è bisogno di ricordarlo, quel, quel meraviglioso pranzo a Rio dove mi hai invitato, in cui c'erano moltissimi ehm, ex no, cioè, cinema novisti, alcuni che non sono più in vita, come ehm, Nelson Pereira. Paolo Cesar, mi pare c'era ancora Paolo Cesar, eh, forse Rui Guerra c'era, insomma è stato un, un, un ritorno indietro e un, ritor e un andare avanti meraviglioso per me personalmente. Mm. Pues, nada, yo tuve el placer de conocerle cuando era un niño y también más adulto y conocerle no, en eh, persona. No, es, pero creo, e Erika, se ha entendido todo, ¿no? Sí, ah, sí, okay. entendido. Okay. Solo quiero decir que es una, una gran alegría eh, reencontrarte, Adriano, a ti. Eh, en fin, y, 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 y tengo un recuerdo muy lindo tuyo, Adriano, de una oficina sobre Rossellini. Una, una che una officina che esiste in Rio de Janeiro molto molto linda, molto forte e molto marcante per me. Molto ispirata. Eh, è un piacere rivederla. Eh, vorrei ricordare invece la, la presenza di un ufficio sopra Rossellini a Rio de Janeiro, che appunto per me è stato molto importante, molto bello. Sì, C'era anche. Fra l'altro, salutami sia Ava sia Paolo Agaitan. Credo che in quel seminario io mi ricordo Paolo Agaitan. Tu, forse, eri molto giovane ancora, un ragazzino. Sì, sì. Allora, mi inserisco anch'io in questi ricordi familiari che naturalmente no, non, non, no, non eh, ho. Io credo no. però che anche i giovani che sono qui sì. presenti. A qualcosa comparino. Cui... No, Comunque, in no. realtà la mia domanda te l'hanno già fatta, che riguardava il passaggio dal bianco e nero al colore. Per me, il passaggio dal bianco e nero al colore è il passaggio dal passato al futuro, da un, da un film tragico a un film che guarda con ottimismo al dopo. Questo è il significato di questo colore. que me a muito o belíssimo. Já sí. sí, entendi, já entendi. Quero quero comentar algo sobre isso que disse Adriano, que é muito interessante. Que eu, eu penso no seguinte: quando um país como o nosso, como o Brasil, não tiene futuro, não tem futuro, não tiene horizonte, não tiene perspectiva, que é o que está passando agora, no Brasil, não? Eh, eu acho que é eh, 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 esse papel do cine inventar construir um futuro imaginar um futuro e isso não é algo retórico do de, diretor que eu estou falando isso é es inspirado em Edna quando Edna disse ao final da película eu eh, sonho sair de cá para um lugar não sei sé, não sei sé aonde isso é muito importante Laura que traduzca isso com precisão, porque esse é um verso de la poesia de Edna. Não? Como eu dije ao princípio, toda a poesia, todo o pensamento de Edna é a inspiração máxima para a construção formal de la película. Então, se o blanco e negro, a ruptura do blanco e negro para o color, e árvores, árboles, nesse momento que ela está bajo do árbol, é sim, uma, 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 projeção, uma projeção do desejo de Edna, uma projeção de seu desejo, de seu imaginário. É como se, nesse momento, nós, desse pasaje, de, do Blanco-Negro para o Color, é como se, nesse momento, nós, nós eh, eh, a película se volviera os próprios quadernos, os próprios escritos de Edna, o que ela escribe, a fabulação, o que ela escribe. Si vuolve, si materializza nella pellicola, la fisicalità in la, in la, in la, in la della pellicola, in questo cambio del blanco e negro para il colore. Sì, allora eh, appunto per quanto riguarda questo passaggio dai due formati, vorrei eh, riprendere il fatto che eh, nel, in un paese come il Brasile. Possiamo dire che non, non c'è futuro, non c'è prospettiva, e vedendo appunto anche quello che sta succedendo ora. Quello che penso è che il ruolo del cinema è proprio quello di, di creare questa prospettiva, di costruire un nuovo futuro. Uh, io non, come. Io appunto non, non ho una visione retorica del formato del, del film, ma mi sono ispirato proprio a Edna, alla sua persona. E la cosa più importante, una frase eh, che lei scrive e, e che vorrei, ci tengo a sottolineare, è che lei sognava di andarsene, non importava dove, bastava che se ne andasse. E questa è stata proprio l'ispirazione che mi ha dato per la costruzione formale del film, e dove appunto si crea questa rottura, questo, questo passaggio dal bianco e nero al colore c'è una celebrazione, una proiezione di questo suo desiderio, del desiderio di, di Edna e del suo immaginario, come se in quel momento prendessero vita i suoi scritti, i suoi diari segreti. Allora, es molto no. importante, también pe, perdón, un piccolo okay. complemento, molto rapido, molto okay. breve. Quando vale. eh, io dico che il passato, che il paese non tiene futuro, non tiene perspectiva non è solo il paese nel sentido macro, è il paese incarnato nella en propria Edna perché Edna Bibi... em um rincão, em Amazônia brasileira, e na carretera, em, em, carreira, em um lugar onde ustedes viram na película, pero ella no, ella sueña salir de aí, desse lugar para um novo lugar, mas não tem meios, não tem condições de sair de aí. Então, não é só o país a nível macro político da tragédia de Bolsonaro atualmente. É o país encarnado, incorporado em na mesma Edna. Ou seja, Édra sua poesia e seus escritos é sua forma de viajar, de se de imaginar novos mundos. Então, toda a película tem essa, essa, essa tensão, uma tensão constante entre ela parada eh, eh, em seu lugar, em sua casa, e sua cabeça, e, sua, e suas imagens mentais, e sua, e sua poesia, e seus sonhos. A película juega todo o tempo com essa tensão de quedarse ou de irse. De lo fijo, de lo estático e do movimento. Eh, vorrei aggiungere una cosa. Eh, quando parlavo appunto del fatto che il paese, il Brasile, eh, non ha futuro, non mi riferivo solo a livello macro politico, appunto vedendo anche un po' la tragedia relativa a Bolsonaro. Eh, ma questo paese incarna proprio, è incarnato proprio dalla stessa Edna, che appunto vive al lato di una, di una strada nel mezzo dell'Amazzonia e sogna di andarsene, sogna di, di andare via da questo posto, ma non ha proprio in mente. Le condizioni per poterlo fare e quindi un po' questo paragone con il paese, ehm, che, eh, tra, tra Edna e il paese. Edna, questa donna che appunto è in realtà ehm, è imprigionata eh, e non, non può eh, andarsene dal, dal, da questo luogo, ma sogna nuovi mondi, sogna nuovi mondi che ehm, rappresentano il sogno e il movimento rispetto alla staticità della sua condizione. Allora io eh, ringrazio molto Eric Rocha, eh, il tempo è a nostra disposizione è terminato. Eh, per, chi, per, chi, per chi è interessato eh, Eric ha diretto anche un documentario molto importante che si chiama Cinema Novo e eh, che è appunto un compendio molto approfondito su uno dei movimenti cinematografici più, eh, più importanti. Della, della storia del cinema, quando uh, ho scherzato sulla questione che mi intromettevo nella, nella, um, nei ricordi familiari, no? era per dire che eh, Glauber Rocha ha prodotto appunto anche dei figli artisti, è stata nominata Ava Rocha, che è una musicista di molto interessante, e anche Eric, quindi ecco in qualche modo il, il seme di Glauber Rocha eh, va, va avanti eh, con le generazioni successive. Grazie molte Erik. <laughs> grazie. Grazie. grazie mille, perdon. Ojalá la próxima, la prox, in alguno futuro io possa <laughs> parlare un po' di italiano. Però muchas gracias e un buon festival a tutti e a tutte. Grazie. Adios. Hasta grazie, grazie, grazie Laura. È stato un po' impegnativo, ma dai, cioè. <ride> e, benissimo. Adesso eh, se c'è da eh, sanificare i microfoni lo facciamo perché passiamo. Eh, last but not least, no, la, neanche la parte conclusiva. Passiamo a una, una presentazione a cui tenevo molto. Adesso. Eh, facciamo questo piccolo tu ci sei? Anna, tu sei... Anna tu sei qui perché? Oddio eh? no no, eh, eh, no gli autori sono finiti no non ti preoccupare non ti preoccupare no 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 ma è perché era previsto un collegamento che purtroppo no è successo diciamo eh, in, in, quasi in diretta quindi e allora, eh, è qui con noi Gabriella Gallozzi, presidente, eh, direttrice artistica, ma anche, presi anche presidente, anche presidente, anche presidente fai, fai concorrenza a Piera De Tassis del premio Bucciac, no però ho detto anche presidente, vero? Eh, del premio, sì, okay. della direzione del premio. Va bene, adesso Va bene, ci, sì. ci racconterai un po' tutto quanto di quello di cui stiamo parlando. Ci farai vedere anche due, eh, <ride> due, eh, cor due cortometraggi, perché appunto la, la questione interessante di tutto questo è che tu eh, sei, riusci sei riuscita a, 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 a porre l'attenzione su un genere eh, cinematografico poco conosciuto che è quello che accompagna con le immagini i libri, e senza a volte neanche usare le parole, quindi è un, un processo curioso no? di raccontare un libro attraverso le immagini. Sì. Intanto, come dire, sono molto contenta di essere a questo festival perché tutto ciò che abbiamo fatto in dieci anni di Bukciak è sperimentare, sperimentare immagini legate alla letteratura. Essere qui alla mostra del nuovo cinema di Pesaro, in questo senso, è un, un traguardo perché è qui no, che si sperimenta. Uh, per cui uh, felice ringrazio Pedro, ringrazio il festival. Uh, Bukciak è nato oramai appunto. Dieci anni fa, nel 2012, eh, mette insieme cinema e letteratura attraverso questo formato particolare e del tutto sperimentale che noi abbiamo chiamato Bookchuck. Eh, scegliamo ogni anno dei testi eh, che sono, editati da, sono pubblicati da editori indipendenti, perché questo è un vincolo a cui teniamo molto: che sia l'editoria eh, indipendente e piccola ad essere sostenuta, ad essere avvicinata al mondo del cinema. E eh, offriamo questi libri all'interpretazione, alla sperimentazione dei giovani filmmaker. Eh, il libro è un punto di partenza per andare da un'altra parte, per tradire, per tradurre. Siamo l'evento di preapertura delle giornate degli autori da molti anni. E da lì poi partiamo in tour. Siamo qui a Pesaro, appunto, in questo decimo anno e siamo felicissimi, ma poi andiamo per esempio a Lecce, per esempio, no, a, Lecce a Corigliano d'Otranto, al Festival del Cine del Reale, alla Maddalena con il Premio Solina, a Saccagliari con un Lussu, a Spilimbergo con le giornate degli autori e arriviamo anche a Parigi a questo festival letterario che si chiama WWF Traduire le Monde. Che è appunto un festival letterario di traduzioni, che per noi appunto è l'ideale, la traduzione è un tradimento, no? E quindi tradu tradire, tradurre il testo è quello che pone è l'obiettivo di Bubčak. Eh, abbiamo avuto dei padri straordinari, si è parlato di memoria in questo incontro emozionante. No? E noi abbiamo avuto anche noi dei padri incredibili perché sono stati i nostri giurati: Attore Scola, Ugo Gregoretti, Citto Maselli. E poi nel tempo ci hanno accompagnato ancora Salvatores, Celestini, Daniele Vicari, eh, la Lidia Ravera, l'anno scorso a Mannarino e quest'anno il nostro presidente di giuria per questa decima edizione sarà Zero Calcare. Quest'anno oltretutto visto l'anno straordinario che abbiamo alle spalle quindi l'anno del covid, del confinamento eccetera, abbiamo scelto eccezionalmente un tema che lega questi libri di quest'anno, che è appunto la resistenza. E avere Zero Calcare eh, come presidente di giuria in questo anno, dove appunto il tema è, è la resistenza nel senso più lato, cioè tutte le resistenze, le resistenze che abbiamo compiuto un po' tutti noi, no? In questi anni, oramai quasi due anni di covid. E. Due sezioni sono molto importanti nell'ambito di questo premio che si chiama appunto Premio Bucciaccazione, e sono una sezione dedicata alla memoria a cui tengo moltissimo che è realizzata in collaborazione allo PCGEL, il sindacato dei pensionati che ogni anno ci fornisce la loro indicazione letteraria, cioè il diario, il libro diario che pubblicano, che è il vincitore del loro concorso di libri e eh, che dall'anno scorso è legato anche al premio Zavattini, cioè questa sezione dedicata alla memoria permette all'autore che vuole realizzare il suo book dal libro di libera età, la casa editrice dello SPI, di attingere gratuitamente al repertorio dell'AMOD. E io appunto vorrei far vedere in particolare questi due corti, proprio perché sono i, più, i, i corti più sperimentali, dove c'è più ricerca, dove ci sta appunto il discorso sul riutilizzo dell'immagine di del repertorio e poi l'altra sezione che ci riempie di orgoglio, che ormai eh, ci accompagna da quattro anni, che è quella aperta alle detenute del carcere femminile di Rebibbia. Cioè noi entriamo in carcere non per far fare loro le attrici o per farle come spesso capitano, ma proprio per farle creare. Sono loro stesse che leggono i libri e che lavorano sul formato del book chuck. E quindi io appunto i due corti, anche perché il tempo immagino stringe. E, mh, I due corti che voglio mostrarvi sono appunto questo della sezione Memory Shack, realizzato col materiale d'archivio, in questo caso non solo dell'Amod ma anche del Luce, che ha ispirato a questo diario eh, pubblicato da Liberetà che si intitola, ehm, intitola, non mi ricordo più, eh, ma <ride> è di Ave Govi. E il corto si chiama, il book shack si chiama Tutti i giorni della mia vita. È una storia di emancipazione femminile nell'Italia degli anni 50 e quindi vedrete l'utilizzo del repertorio come è interessante nella sua, uh, nel gioco della ripetitività. Um, poi eh, le vite di Emma. Si chiama il diario di libertà che cui ha ispirato questo corto. Invece l'altro eh, realizzato dalle ragazze di Re Bibbia, che poi sono le studentesse di un liceo artistico, perché voi sapete in carcere entrano anche le scuole. Quindi queste ragazze sono le ragazze che frequentano il, carcere, eh, il liceo artistico Anzo Rossi di Re Bibbia. E invece il loro corto, proprio perché eh, cade a fagiolo, perché appunto abbiamo parlato di tempo, di come il tempo cinematografico racconta e mescola i piani temporali, il loro corto si chiama Tempo Fermo e è una riflessione molto particolare perché è, vissuto, è una riflessione sul tempo di donne che hanno vissuto il lockdown due volte, no? chiuse dentro il carcere, quindi isolamento nell'isolamento, e ha ispirato a un libro uh, di, di racconti forse di piccoli flash uh, che si chiama Gli occhi degli alberi e di... Mh, Massimo Tappari e della Gaglià eh, eh, Scusate, non mi ricordo, è passato un anno da quando li abbiamo presentati, comunque trovate tutto sul sito, ma l'importanza di questo testo è che è come un piccolo dizionario, un dizionario che spinge a guardare il mondo in un modo diverso e, e che appunto eh, essendo che questo questa sezione in particolare l'abbiamo pensata durante il lockdown, cioè fate un passo indietro, no? l'inverno scorso, non questo, quello di due anni fa, eh, quando appunto... Arriva la notizia no, di questo virus che ci fa chiudere in casa, che non, non sappiamo neanche che cosa sarà domani e sembrava dovesse saltare tutto, per cui abbiamo pensato appunto realizziamo una sezione speciale di questo premio, perché non sapevamo se poi ci sarebbe stata Venezia la mostra, saremmo andati a presentarlo oppure no. E quindi abbiamo scelto di fare questa sezione speciale eh, con questo testo in cui appunto è una sorta di spunto, di riflessione a guardare il mondo in un altro modo, che è quello che tutti noi ci saremmo augurati di fare eh, passato il Covid o comunque in questi tempi in cui abbiamo visto cosa è accaduto. E e è secondo me molto interessante vedere come questo argomento sia stato pensato e sviscerato dalle ragazze di Re Bibbia, che appunto hanno espresso eh, la loro riflessione su quello che hanno chiamato tempo fermo, il tempo fermo del carcere. Eh, quindi, Pedro, io direi: possiamo eh. vedere i, questi due corti: eh, appunto, uno è tempo fermo che questo è le detenute. L'altro uh, è quello che si chiama Tutti i giorni della mia vita. Okay. Va bene, quindi vi ringrazio, buona visione. Durano appena tre minuti, forse anche qualcosa di più. E a chi ci sarà, do appuntamento a Venezia il 31 agosto, dove saremo per la decima edizione come evento di preapertura delle giornate, sempre in collaborazione col Sindacato Giornalisti Cinematografici, con i quali poi festeggeremo i vincitori in un bel brindisi sulla riva di Edipo. Grazie. Grazie Gabella Gallozzi, e buona visione. Grazie.